dire porco Livio? Ma che cazzo ne faccio che? Ma porco Livio! Improvisational tone. Porco Livio. Fangulo Livio.
Ciao, bella, 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 come va? Vabbè, è stato polverizzato e rimane questo. Buonasera, 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 buonasera. Stai meglio, Livio? Allora, oggi, cioè, ieri è stata una giornata sinceramente abbastanza devastante, un po' meglio, però... Insomma, si può stare meglio. Si può stare meglio. Adesso è Livio Night Live. Vabbè, mo' arrivano. Mo' arriveranno. Aspettiamo. Maestro, dov'è? Senza di lei la mia vita non ha più senso. Andrea. Ma come si fa ad amare una persona che ti farebbe bruciare all'inferno? Come fai? Come? Una vergogna, veramente. Una vergogna. Allora, sapete, dato che non ci sono, io vi faccio vedere qualcosa di interessante. Ciao, Zo, eccoci. Livio, le senti le lancette del destino che continuano a scoccare, scandendo il tempo che manca alla tua disfatta. Settimana prossima sarà la fine per Dragon Ball Livio. Lode al maestro anime Nigget Magd. Le lancette del tempo. Va bene, va bene. Ma t'aspetto. Poi voglio vedere. Sono molto curioso della carta trappola. Perché la carta trappola è interessante, eh? Mi hai messo curiosità, se devo essere sincero. La carta trappola, sì. Stasera bel capitolo di One Piece. Oh. Bella. Ah, non siete venuti insieme? No. È morto il maestro. Qua sotto è un'impresa. Lo sapete. Ormai si esce 5 minuti prima. Lutto nazionale. Lio, come stai? Un po'... Meglio di ieri. Meglio di ieri. Quando farete la maratona, il primo ospite che devi invitare è Caverna. Perché? Che è successo? Ho detto qualcosa e così, tanto vero. Capitolo da 10. One Piece non cala mai il livello, quindi sono tutti i capitoli da 10 praticamente. Va bene, ok. I fan di One Piece sono tutti dei piccoli Icaro. Loro potrebbero godersi quello che hanno, se vanno a sfracellare, che comunque sia non è male, cioè. Invece no, capito, cercano sempre di più fino a che poi no. Comunque non l'ho visto un nuovo episodio di Jujutsu Kaisen, ora aspetto soltanto che arrivi maggio e fai posto di merda questo. Oggi no, già te, Livio. Oggi erano presi anche i posti illegali, cioè quelli dei disabili, non... cioè disabili, insomma, tutte le discese dai marciapiedi che in realtà bisognerebbe lasciare liberi, no?
perché altrimenti no, no, anche quelli tutti presi. E il tizio davanti a me si è messo di culo salendo sul marciapiede dalla rampetta che in teoria serve per scendere dal marciapiede. E vabbè, ormai è tutto un magna magna. Sì, tra l'altro ragazzi, stasera, a parte che vi darò in anteprima un TikTok che ho fatto sugli astri di saggezza, ma poi ci sarà anche un ragazzo che viene... Maggi, stavo fuori dall'inquadratura con quella sedia alta 2 metri. Stavo così con la testa tagliata. E quindi l'ho abbassata. Dici, gli fa male la schiena. Come cazzo, no, questa seduto? È la posizione migliore. Per certo, ora. Per uno che sta male, sì, certo. Perché, sì. Perché hai adattato il tuo corpo. Esattamente, a stare sì. Così e per il tuo corpo quello è giusto. Sì, ma sì, non è giusto a prescindere. Sì, 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 lo so. Hai visto, Livio, che metà delle nostre scuole del fantacalcio muove, mettono al gabbio. Ma io mi sa che per calcio scommesse. Per ora, ma guarda che ne esco. Cioè, vabbè, io da quello che ho sentito. Ma è una situazione sì, strana. Ma saranno un po'. C'è il rischio sì, che ne escano veramente tanti. Sì, vabbè, ma guarda, ma poi. L'hai visto il meme che ho postato? Sì, carino. Ma poi io non ho capito, ma perché uno non può giocare blackjack? No, vabbè, blackjack allora, no, è il zagnolo. Cambia la pena in base. No. Vabbè, ma sto a giocare per i cazzi miei. Cioè, se scommetto sul fatto che io perderò una partita. Non si fa, ragazzo. Però se non gioca al blackjack, ma che io credo vuoi? Che di base ci sia un'ammenda perché loro vogliono disincentivare. Per chi non lo sapesse, poi potrebbero anche. Sì. C'è attualmente uno scandalo che collega i calciatori. Ah, perché era un sito illegale. Esatto. Ah, ok. Cioè, se io sono Zaniolo e vado a giocare a poker su starcasino.com, ma che cazzo vuoi? Senso. Penso se hanno giocato tramite qualche streamer. Non lo so. Sarebbe molto divertente. Ah no, se è un sito illegale è un altro discorso. Per pirateria quindi lo indoghi. No, perché no, è ludopatico. Mi sa che proprio non puoi giocare. Ma mi sembra una cazzata. Cioè, ma perché non puoi giocare a poker? No, il gioco d'azzardo. Per poker è. È poker, è gioco d'azzardo. Dipende di quale poker. Appunto, dipende cioè, quale poker. Dipende che c'è quale una poker. Regola che proprio dice. No, dipende. Infatti dicono blackjack perché poker in teoria, se è texano, è sportivo, non è gioco d'azzardo. Oh, ma vabbè. Anche se io voglio andare un fine settimana a Las Vegas, mi faccio un fine settimana a Las Vegas, posso giocare a Las Vegas. No, ma non credo che ti dicano niente se ti fai se vai un fine settimana a Las Vegas. Il problema è che, secondo me, vogliono disincentivare l'ingresso in queste piattaforme da parte degli sportivi perché poi è un attimo che. Dal blackjack passi lì accanto e scommetti sullo sport. Sembra tanto no, aspetta, quello quindi, però è che fa un processo alle intenzioni. Cioè Buffon è indagato perché si scommetteva le partite da Juve. Uno sportivo non può scommettere su partite della Lega della sua squadra. No, quello ovviamente. Infatti su quello siamo d'accordo. Secondo me non può scommettere neanche sulle altre partite. Perché i calciatori comunque tendenzialmente hanno una via privilegiata per avere delle informazioni. Vabbè, quello io ma non sai lo che so, c'è, io so. Facevo ieri il discorso, ma se io scommetto sempre sulla mia vittoria. No, cioè, no, ma Maggi, tu ti capi una cosa però. Deve essere il più facile possibile sgamarti se lo fai. Te la sai quindi, la storia dell'arbitro quindi, NBA? Quale no? C'è stato un arbitro NBA che ha iniziato a scommettere non sulle sue partite, ma sulle partite di altri, perché lui aveva delle informazioni Che gli altri non avevano. Cioè, sapeva che c'era il tizio che in realtà stava un po' male. Questa cosa è in finanza ha un nome specifico ed è vietatissimo. Cioè, tu non puoi usare informazioni che hai solo tu per... Insider trading, esatto, insider trading. Per comprare o vendere azioni, ad esempio. Cioè, è proprio... No, vabbè, ripeto, cioè, vabbè, a prescindere da quello, ma se tu vuoi... Dove sto stapicando? Non so dove l'ha messo lì. Ma se io voglio giocare a blackjack, che non è lo sport mio, Matte, che cazzo te cambi? Questo allora, non ho capito. Allora, io sono Zaniolo. Posto che io non lo so di preciso come funziona, ma in ogni caso le leggi vengono fatte per far sì che sia facile beccarti se fai una cosa illegale, ok? Quindi visto che ad esempio uno dei modi più facili probabilmente è l'IP è legato al sito in cui vai, e visto che è molto più difficile poi scoprire una volta che sei dentro il sito magari su cosa stai scommettendo, io ti dico, senti, zì,
prendi 3 milioni all'anno? Non ci devi entrare dentro i siti e scommesse. Non ci devi entrare dentro i siti e scommesse. Non devi romper cazzo. Sono d'accordo. Non devi romper cazzo. E se è una, legge, è una legge, tu la devi rispettare. Cioè, ma pure se ti dicono che se fai il calciatore una volta al mese ti fa una piroetta, la legge è così. E fai sta cazzo di piroetta. Cioè, se no non fai il calciatore. Ok? Quindi mo io non lo so come funziona la legge, però come funziona, funziona, devi rispettare. E poi, a meno che non vuoi discutere per cambiare legge, ma fino a che la legge ci sta, la devi rispettare. Vabbè, non mi informo anche perché questo mi sa tanto di Anime Night per il sociale, quindi informerò meglio. Ma ce ne faccio un discorso a priori. Io sono carciatore di serie A. Io sono carciatore di serie A, vado tutti i fine settimana al casinò De Lugano a giocare a blackjack. Ma che cazzo vuoi? No, guarda, sulla roba fisica io credo che non ci siano problemi. È tutta una questione di siti. No, Aspemelia, ogni sito ha una cronologia delle proprie scommesse e non è cancellabile, quindi possono risalire a quali scommesse hanno allora fatto. Allora, però, se sono siti illegali, di default l'idea è che il sito illegale non collabora con lo Stato, perché altrimenti non sarebbe illegale il sito. Quindi il fatto che i siti abbiano cronologie non è detto magari che magari poi... è illegale in questo paese. Ho capito, però, se io devo fare un'indagine in Italia del tuo sito illegale e ti chiedo le informazioni del tuo sito illegale... C'è una dinamica un po' strana. Guarda che non cioè musiche però, tu non scommetti a volte per guadagnare. Il ludopatico mica scommette per guadagnare soldi. Il ludopatico scommette perché è ludopatico, perché gli piace giocare. Se ti piace giocare, il guadagno c'è, ma è un concetto secondario per un ludopatico. Sì, se sei ludopatico giocare su qualsiasi cosa, diciamo. No, ma nel senso il bisogno c'è di giocare se guadagni miliardi. Non è che lo fai per i soldi. Il giocatore gioca per il gusto di giocare. E quello è il ludopatico gioca perché gli piace giocare. Magari prova gusto pure nel perdere. Il brividino della perdita, il brividino della possibile vittoria. Non è che giochi per i soldi. Sei malato, sì, non solo, è una malattia la ludopatia. Io ho sentito che c'è gente che sta proprio la canna del gas. Vabbè, no, sì, vabbè, se sei ludopatico, sì, certo. Però c'è il ludopatico, gioca pure se sta la canna del gas. E chi io fa? Perché è ludopatico, cioè. È perché sei malato, certo, cioè, certo. È una malattia la ludopatia. Non è che giochi per i soldi. Giochi perché ti piace giocare. Sì, no, come il collezionista, certo. Ma perché spendi soldi per collezionare le carte The Magic? Ma ne vale la pena? No, però sei un collezionista. Lo fai perché ti piace farlo. Questo sì, è il concetto alla base. Si può andare sull'investimento, è diversa una cosa, però. Però sì, comunque sia, il concetto è quello. Vabbè, comunque dai, vedremo, perché tanto queste cose, sta dinamica esploderà sti giorni, quindi poi... Io c'ho le fonti interne, eh. Attenzione, io c'ho le fonti interne. Tu pure te c'hai le fonti interne. Mamma mia, ma ti puoi vantare di una cosa che ero postato sul gruppo dove ci siamo tutti e tre? No, infatti ho detto anche fonti interne. È un caso completamente fortuito e il banco 6 potrebbe essere incazzato a caso. Ma no, è amico tuo quello. È amico tuo, che non gli credi l'amico tuo. Maggi, per favore. Mazza, amico tuo sta invischiato. Ma che cosa? Cioè, amico tuo ha detto che sta invischiato. Lui conosce un sacco di gente, eh? Conosce un sacco di carciatori, amico tuo, eh? Vabbè, andiamo avanti. E direi che è arrivato il momento dell'inchino. Eh sì, no, il fantacarcio uguale. Sì, credo il fantacarcio funzioni allo stesso modo. Un altro meme. Il fantacarcio so cazzi, perché. E però, cioè, per farti capire. Se bevono i giocatori del fantacarcio, lo attacchi. No, i giocatori che credo non intendessi che giocano al fantacalcio. Ah, potrebbe essere. Con i soldi, sì. È perché calcola che. Chi è Erfaina, non mi ricordo chi è che ha fatto il fantacalcio con Caprari e un altro. No, vabbè, allora se giochi senza soldi, no. Ah, c'è un meme molto bello. Sì. Tu sei infuriato perché? Mm. Se è sì, vero... ma descrivi l'immagine, non la vedo. Vabbè, c'è Tiago Pinto. Pinto. Ok. Ti sei infuriato perché non se è vero divertente. Zaleski ha disonorato la maglia come nessun altro in passato. Mm. Io invece sono furibondo perché mi vedo una plusvalenza sicura a svanire nel nulla. Noi non siamo uguali. Non è così divertente questo. No, capito. Va bene, sì. Va bene. Posting, best pagina. Sì, 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 sì. E... Vabbè. Da poco ho scambiato fagioli. Va bene, vai. Hai fatto bene. Sono bevuto fagioli. Allora, è saltata la trattativa tra gli attori e i produttori. Azza. Quindi ricomincia lo sciopero. Non è mai finito, cioè, c'era una fase di... Adesso stavo. Vanno avanti oltranza. No, però non ci vedo, devi aumentare la cosa. E greve sta cosa. Questi due di linkini, due link, perché in uno spiega proprio delle richieste economiche specifiche che non sono su cui non hanno pensavo trovato. Pensavo avessero... No, quello con gli innocui hanno risolto, quello con gli sceneggiatori, con gli attori no. Allora, i rappresentanti degli attori in sciopero
e quelli degli studios hanno sospeso l'11 ottobre le trattative, sostenendo che il divario tra quelle che sono le loro posizioni ciao, è troppo. Ciao zia. Allora, il divario è troppo ampio. La sospensione delle trattative allontana la possibilità di una sancisce la possibilità di una ripresa della produzione di film e serie TV. I dirigenti di studios e di piattaforme come Disney Plus, Netflix erano in trattative dalla scorsa settimana con i rappresentanti del sindacato SAG-AFTRA, che difende gli interessi di 160.000 attori contro figure ballerini ed attori professionisti del piccolo e grande schermo che sono in scioperi da luglio. Sì, lo sai chi è la presidentessa, la capa? È quella che fa la data. Grande Tata Francesca. Ma in una dichiarazione rilasciata nella tarda serata dell'11 ottobre, gli studios, rappresentati dall'Associazione dei produttori di cinema e TV AMPTV, hanno annunciato che le trattative sono sospese. Il divario tra le posizioni dell'AMP e del SAG è al momento troppo ampio. L'AMPTV ha accusato il sindacato di fare richieste eccessive, tra le altre sulla condivisione dei ricavi derivanti dalla distribuzione dei contenuti sulle piattaforme di streaming, i cosiddetti residual, che da sola costerebbe più di 800 milioni di dollari all'anno. Per gli studios si tratta di un onere finanziario insostenibile. L'AMPT ha inoltre accusato il sindacato SAG di aver rifiutato aumenti delle remunerazioni paragonabili a quelli accettati dagli sceneggiatori. Allora, io, avendo la memoria di un pesce rosso, neanche mi ricordo tutto, però... Vogliono tutele maggiori gli attori, che perché qua, sono qua il 90... Qua vogliono più soldi. Qua è allora, certo, quello, che, no, quello su cui si sta discutendo è che negli ultimi anni le piattaforme streaming stanno diventando dominanti in questo ambito, no? E quindi loro dicono che questo cambio deve corrispondere anche a un cambio dei contratti, perché... adesso probabilmente molti dei guadagni non vengono più soltanto dal cinema, ma da tutte le piattaforme streaming che riproducono sta roba. Vabbè, ma lo dice poi nello specifico, loro parte. Quanto vogliono, no, cioè c'è proprio la richiesta economica. Il problema è che io posso anche capire che questa cosa in realtà è insostenibile. Vabbè, ci sta, perché cioè, se tu devi iniziare a pagare di più tutti gli attori che devono trovare una via di serie, ma infatti devono trovare. Ma hai visto già adesso quanto costano le serie? Ma infatti stanno lavorando. Se aggiungi altri pezzi, va a finire un film e poi un film, una serie, eccetera, paghi 500 milioni. Ma infatti il problema è esattamente questo, perché si è interrotta la trattativa. Non devono trovare una via di mezzo. No. Ok. Per gli studios si tratta di un onere finanziario insostenibile. Ha rifiutato Clay, gli ci auguriamo che il SAG-AFTRA riconsideri le sue posizioni e torni a negoziare in modo produttivo. Denunciando un atteggiamento intimidatorio, il sindacato ha accusato gli studios di diffondere informazioni fuorvianti su quelle che sono le richieste. Abbiamo anche ridotto le nostre richieste iniziali sui ricavi dello streaming. Costerebbe all'azienda meno di 57 centesimi per abbonato all'anno. Questi sono gli attori. Ok? Il sindacato degli attori ha dichiarato l'11 ottobre di aver fatto il possibile per raggiungere un accordo, malgrado la settimana scorsa l'AMPT ci abbia fatto una proposta scioccante, inferiore a quella presentata prima dell'inizio dello sciopero. A settembre gli studios e le principali piattaforme di streaming hanno raggiunto un accordo con il sindacato degli sceneggiatori, che ha messo fine allo sciopero che durava da 5 mesi. Considerando le similitudini, c'era un forte ottimismo sulla possibilità di arrivare all'accordo, bla bla bla. Nel frattempo gli sceneggiatori sono tornati al lavoro, ma la maggior parte delle produzioni rimarrà bloccata finché continua lo sciopero degli attori, che sta costando... Posso? Ma i datori di lavoro sono miliardari, non il negoziante sotto casa. Ho capito, ma deve comunque, quando avvii un'azienda, un progetto, un qualsiasi cosa, devi andare in positivo, non puoi andare in perdita. Questo è miliardario. Concetto, sì, questo concetto non ha senso, però effettivamente se la richiesta sono 57 centesimi per abbonamento l'anno... Vabbè, mi sembra... non solo questo, ce n'è un altro importante, poi ci arriviamo. Questo mi sembra però che non vada a impattare, cioè certo sui grandi scale c'è un sacco di soldi, però la verità è che se va per abbonamenti io ci vado sempre comunque in positivo, perché io ti pago solo se arriva l'abbonamento. Non è che ti devo dare dei soldi di default, che poi magari non mi si abbona la gente e quindi non ci rientro. Se io ti do i soldi in base agli abbonamenti, scialla, no? Cioè, più abbonamenti ci sono, più soldi te prendi te, vai più giù. Soldi prendo io. Vabbè, qui dice che vogliono più garanzie sull'intelligenza artificiale, bla bla bla. Motivi di distribuzioni, no, non è importante questo, vai giù. Ok, là metti l'altro. L'altro spiega nello specifico le richieste economiche sulle quali non si trovano. Vai giù.
Eccolo qua. È ancora lontana la fine dello sciopero, come riporta Variety, i colloqui tra questi due tizi sono sospesi a causa delle divergenze. Al momento la trattativa è arenata sui ricavi dello streaming, partita che secondo l'AMP, quindi questi sono i produttori, vale circa 800 milioni di dollari all'anno. Il sindacato degli attori vuole una quota di proventi sia sui contenuti originali che su quelli del passato concessi in licenza alle piattaforme. E per l'associazione produttori si tratta di un onere economico insostenibile. La SAFR chiede l'aumento dell'11% delle tariffe minime, cifra che tiene conto dell'inflazione, ma i produttori sarebbero orientati a replicare l'accordo che ha messo fine allo sciopero degli sceneggiatori, concedendo agli attori lo stesso bonus che spetta sia al VGA che ai registi della Directors Guild of America, cioè il 5%, con progressivi aumenti del 4% e del 3,5%. Questa è la diatriba su cui non si trova nello specifico. Comunque sia, questa dinamica intacca gli attori non conosciuti, ovviamente. Cioè, la tariffa minima non è che... va su Chris Hemsworth, la tariffa minima va sull'attore X sconosciuto che gli danno due spicci per fare il cadavere o... No, il problema è che sono molti di più quelli sconosciuti rispetto a... No, certo, i forti fanno l'1-2% forse. Iniziare a fare film magari con tante comparse inizia a essere problematico. Vabbè, è vero, però bisogna capire pure se questi qua ci campano questa sera, perché altrimenti là poi non c'è più comparse, che è fatto da solo il film. Vabbè, io non lo so, mia madre ha fatto un paio di comparsi e hanno dato 80 euro per il giorno. Però non è americana, Oh, sì, no. Cioè il problema in America, perché qui non lo dice, a suo tempo loro volevano anche la copertura sanitaria, e quella costa un botto in America. Sì, la copertura sanitaria su ogni volta che tu registri contrattualmente il contratto, costa 80, un botto alla società. 80 euro al giorno, cioè non è poco, ma dipende quanto lavoro hai. Cioè se lo fai 20 giorni a settimana va bene, ma le se comparse, lo fai 4 giorni a settimana dico no, subito, no, fine è una mese. Cosa, era una cosa tipo 1 o 2 giorni, quello è il problema, cioè, e ti dico guarda capire... che è pure poco, 80 euro per... calcola, mia madre la guardavano male, lo sai perché? Perché guadagnava troppo? No, perché le altre comparse si conoscono e sono quelle che lo fanno, cioè, sì, di lavoro. Fanno io per un periodo ci ho lavorato. Questa qua è una infiltrata, io ci ho lavorato con le comparse a Forum. C'era un periodo in cui mi hanno fatto fare quello che gestiva le comparse per le puntate dei Forum. Forum ti paga 50 euro a comparsa, ma la comparsa non può fare la doppia seduta, perché Forum fa le doppie sedute di registrazione o diretto registrazione. Ne puoi fare una e puoi essere chiamato ogni 2-3 giorni per dare rotazione agli altri, quindi non c'è campi. Però ti danno 50 euro per la singola botta, però non ti danno il prezzo, però ti inculano, perché se tu fai la registrazione delle due e magari vieni, devi stare un po' prima, magari per le prove, per i microfoni, non ti danno il pranzo. Quindi comunque aggiungi il costo. Io non mi ricordo quanto mi hanno dato quando andavo a TV2000, forse anche là 50-80 euro. Di solito pagano 40-50 euro le comparse in televisione, quella è una tariffa più o meno standard. No, però io non era una comparsa. Ah, non era una comparsa, vabbè. Dovevo pure parlare. Comunque non sono tanti soldi, cioè devi considerare che devi andare lì, devi tornare, cioè... Sì, poi c'hai magari il pranzo che devi fare da solo. Cioè, insomma... ci veniva, mi sa di sì, però pure dodo. Comunque, vai. Vabbè, quindi no, non dici altro, la nota, sì, è il divario, vabbè, queste sono le problematiche economiche che stanno bloccando la trattativa, quindi per un po' va attaccate e non vedete film. Secondo me alla fine... E questa durerà un po', perché da quanto ho capito siamo vicini al record dei 95 giorni del 1980 e l'intento mediatico è superare questo record proprio per dare... un forte impatto mediatico della serie. Noi andiamo oltranza, è più una cosa più grossa di quella che è successa nel 1980. Cioè non ci fermiamo, quindi sappiate che o ci venite incontro. Vabbè, ma perché questa cosa di piattaforme streaming ha rivoluzionato il mondo, dai, in questo ambito è indubbio. Ma come dicevano anche in chat, già c'era stata la discussione tempo fa con Scarlett Johansson, perché aveva fatto il film, ma poi alla fine lei c'aveva la percentuale sugli incassi al cinema, poi alla fine l'hanno fatto uscire soltanto su Disney Plus perché c'era la pandemia e quindi lei voleva comunque sia i percentuali, ma non gliene volevano dare perché non era uscita al cinema. Secondo me c'ha pure senso. C'aveva senso all'inizio, però poi ho detto guarda, in pandemia l'abbiamo fatto uscire dopo. Noi, zia, ci adeguiamo, cioè. Esatto. Ho capito, abbiamo firmato un contratto, però c'è una cosa... Cioè, secondo me serve anche un minimo di elasticità. Quello dipende da quanti soldi. Ma certo che ha vinto lei, no, scusa, se tu mi dici... Ha vinto lei, ci sta che abbia vinto lei perché ha firmato un contratto. Però secondo me
in queste situazioni puoi anche andare incontro un attimo alle cose, perché non è effettivamente uscito al cinema, non è colpa loro, loro avrebbero pure fatto uscire. No, non è uscito al cinema il film, eh. Soltanto che non è uscito nel periodo designato, è uscito dopo. Black Widow non è uscito al cinema. Non è uscito al cinema Black Widow. Ah, io non mi ricordo Black Widow al cinema. Non lo so, non però, lo so, ma non so se in America. Cioè. Io non mi ricordo Black Widow al cinema. Infatti le piattaforme non dicono quanto viene visto il film, quanti abbonamenti. Vabbè, quelli sono. No, no, ma infatti che... è difficile da. È uscito al cinema, eh? È difficile da. Infatti, no, è uscito al cinema. È uscito dopo. È uscito dopo e ci hanno avuto meno guadagni. Dopo, e hanno fatto okay. Ziado e uscì in un periodo no, X. Okay, perché... È uscito dopo altri film. Okay, e quindi okay. Non c'aveva senso nella linea narrativa il film di Black Widow. È normale che la gente stava meno in hype perché lei era già morta. E quindi sapevano che non ci sarebbe stato più ricasting perché sì, è morta in game. Sì, sì, che sì, demo sì, fa? Sì. Che vuoi? Stessi sordi di quando sarebbe dovuto uscire? Lei ha detto sì. Questi avidi Livio. Sono proprio un mondo sì. Di merda. Veramente. Poi c'ho idea sì. A te, Livio, ti dicono. Beh, film comunque, di Livio, poi vedevi. È no, difficile no, da, guarda, da calcolare sulle piattaforme. I soldi Scarlett Johansson, vabbè. No, perché poi arrivi ad essere Scarlett esatto, Johansson. Esatto, ma infatti questo mi ricordo che non era uscito solo al cinema. Cioè. Che il fatto è che la gente non è andata al cinema perché era uscito anche su Disney Plus. Ciao Lollus. Vabbè. Va bene. Comunque sia, è per quello che io non me lo ricordo al cinema. Comunque sia, anche perché tra l'altro su Disney Plus era a pagamento, non è gratuito. Quindi in teoria c'è l'abbonamento a Disney Plus. E no, oltre all'abbonamento a Disney Plus ci sono alcuni film che tu se vuoi guardare devi pagare. Quindi poi lì pure un'altra dinamica, perché tu in realtà puoi calcolare quanta gente te l'ha pagato su Disney Plus il film, se è quello che se è nel periodo ancora a pagamento. Vabbè. E quello è come se fosse un coso, un biglietto del cinema alla fine. Va bene, dai. Esatto, pure il live action di Mulan stava a pagamento su Disney Plus. Va bene, passiamo all'argomento così, di giornata. Si chiede Asso come stai. Ciao Gabri. Io proprio appena risposto. Ah, stavo parlando a un'altra persona. Vabbè, chi ti si incula. E allora se non mi ti inculi non mi parlare, no? Bella Lempo. Per me potesse pure essere rotta la schiena. Ma un punto tipo dici non gli hai risposto per 3 minuti, non l'hai letto, appena scritto. Oh, ma vedi che è arrivato. Grazie. Wow. Ciao ragazzi. Cerberini. Non hai dati punti ad Altera. Buonasera, buonasera. Ho capito come fare, mi sono scordato. Benvenuti. Però sì, mo sistemiamo. Rasengan, bravo, esatto. Grazie esatto. Random. Proprio lui. Grazie. Vai, siete arrivati esattamente in tempo. Abbiamo finito di parlare dello sciopero degli attori. Preparatevi, ditelo a Marra perché non escono più i film in America. Spiace per Marra, non fa più i video su. Infatti, mo, vabbè, e questo è il YouTube. Momento in cui l'Italia deve attaccare. Sì. Mo facciamo uscire le nostre grandi produzioni italiane e gli diamo in culo. Questo è il momento. È uscito dobbiamo il film. Dobbiamo incanalarli nello stretto delle Termopili. È uscito appena adesso il film di italiano con come si chiama? No, come si chiama? Quello pelato. Bella Random. Quello pelato. L'attore, quello, no, quello comico. L'attore. Oh, mio nome. Quello di Zelig. Che Cozzalone. No. Visto il trailer, okay. Merda. Calcola quando hai detto pelato che ha fatto Zelig, ce ne stanno tipo 20. Sì, è vero. Me ne sono venuti un botto. Sì. C'è pure quello. Sì, ieri quello romagnolo. Sì, vabbè. Devi vedere dove noi puntiamo su Io Capitano. Che. Oddio, c'era vediamo. C'era un video bellissimo dove quello là veniva scambiato per Aldo. Cioè c'era un'intervistatrice che ha intervistato Vigino e l'ha confuso con Aldo, tipo. Ma è il vostro trio comico, ha sempre dato tanto. Vabbè. E lui è Cacioppo. Uno è l'altro, è Cacioppo. Ho capito chi è Cacioppo. Beh, effettivamente ci abbiamo botto. Sì, no, vabbè, ho capito, Maggia, di fare intervista lo scambi per uno di Aldo Serre Giacomo. Ma chi vabbè, è che l'ha trovato per scambio? No, trasmissione. Ah. C'è gente. Okay, ma di che tradizione emittente? Aspetta, ok, trasmissione grave. Trasmissione grave. Ma cioè, emittente senso, famosa? Anche perché dovresti sapere chi sta venendo in trasmissione. Non lo so. E lui teneva botta. Ah, lui si è finto Aldo. È bellissimo.
Perché si chiama Giovanni, quindi l'ha scambiato per Aldo col nome di Giovanni. La giornalista lo scambia. Vabbè, sì, ma guardando sta, dai, vabbè, ma voi giudicato dalla coreografia se è una trasmissione che va o no? Ma che cazzo ne sai? Uno Italia, ma Star Festival da sagra del vino de Marino, ma ando sta. Ma che vuol dire? No, vabbè, che non mi aspetto tutta sta professione. Ma che vuol dire? Scusa, aspetta un attimo, non mi aspetto la professionalità. Ma non è che questi lei sta facendo un'intervista mirata, non è che ha preso uno in mezzo alla strada. Non mi aspetto sta professionalità. Che facciamo? Questi qua, beh, gli dammi i soldi, ma fanno come gli pare. Allora, aspetta, senti. Cioè, non è che per il tizio sotto casa mia lavora, ma per non mi aspetto sta professionalità perché... È come quella che fa Roma Salernitana 11. Esatto. È tutto, cioè, per me è tutto, giusto. È tutto giusto. È preparato fake. Ha detto, ma magari è fake preparato. No, non è fake. Ben arrivato, caro Giovanni, ma chi non lo conosce, ogni pre-presentazione direi che è abbastanza superflua. Giovanni Cacioppo ci ha regalato tanti momenti di allegria, tante risate, da Zelica, Colorado. Io da bambina cercavo di capire quello che loro ci raccontavano, erano i tre dell'Ave Maria, li definivamo un pochino, no? Aldo, Giovanni e Giacomo, e anche a livello televisivo ci hanno accompagnato veramente attraverso un po' tutta l'Italia, ricordiamo uno dei film che vi ha poi resi tanto famosi, attraversando l'Italia fino ad arrivare a Palermo. Vuoi ricordarci, caro Giovanni, il titolo di quel film? Così è la vita. Così è la vita. E poi? Poi la leggenda di Gianni Jack. Chiedimi se sono felice. Sei felice? Io sono felice, sì, sempre felice. Anche perché non avrei motivo di non essere felice. Almeno per ora, e spero di continuare così. Grande. Lui un genio. Effettivamente io non so se avrei avuto il sangue freddo. Un genio. Ma no, ma perché sono il gioco. Sì, ma ho visto pure io la leggenda di Johnny Jack. Ma perché poi così l'intervista fa il giro, cioè tutto di guadagnato per te dal punto di vista pubblicitario. Mo questa cosa è famosa, l'ha reso famosa. No, però devi avere il sangue freddo. Vabbè, scusa. No, ma è bello perché l'ha scambiato per Aldo, ma col nome di Giovanni. Sì, sì. È tutto un film incredibile. Sì. Bello. Molto bello. Va bene, dai, su, cominciamo. Top e flop. Allora, mai quanti news. Dai, mani avanti. No, ve lo dico. Ve lo dico. Sono tanti, quindi dai, andiamo veloci. Va bene, sbrighiamoci, dai. Ok. Vai. Ragazzi, pollinciati 2 minuti, se c'è qualche moderatore. Allora, oggi giudicheremo e giudicherete anche voi insieme. Pelle mortacci tua e di... Come si chiama quel cartone dove semenano? Quell'anime. Ma puoi parlare con Pelle mentre sto dicendo quello che devono fare per il format? No, ma perché devi parlare con Pelle adesso? Cosa c'entra Pelle adesso? Bloccato il video. Per Tokyo Revengers. C'era da aspettarselo, dai. Me lo tagli. Comunque. Accido a Pelle. La prossima volta metti un cartone dove semenano che non sono famosi. Se hanno il copyright anche se non sono famosi, viene buttato giù. Comunque, oggi giudicheremo un po' la nostra infanzia, per molti. Naruto. No. I personaggi di Naruto, ho messo quelli più importanti, ovviamente, e ce n'erano molti altri che non sono riuscito a mettere, ne ho messi 18, quindi andiamo abbastanza veloci. Voi dovrete votare se secondo voi questo personaggio è stato, durante tutta la sua storia, top o flop. Fine format. Sigla. Eccoci qua. Pikachu. Top e flop. Allora, si parte con Naruto, il protagonista. Naruto. Ok, ma quindi parliamo di tutto Naruto oppure soltanto della Grande Guerra? No, tutto Naruto. Tutto Naruto, tutto, ok, Naruto. Tutto Naruto. Parliamo Naruto. Di tutto no, Naruto. Di Boruto. Chi no, no, non Boruto. Boruto. Parleremo solo di Naruto. Ok. Allora,
secondo me, allora, Naruto è un personaggio che viene ingiustamente discriminato. Ma no, ma lui cosa deve far suo? Cioè, rispetto a tanti altri merda, lui è, vabbè, è il predestinato alla cioè, fine. Non è un personaggio... Far ruolo del predestinato e far predestinato fino alla no, fine. No, io molto disagree invece. Non è un personaggio incredibile, però non è neanche sta merda che... Che tutti dicono, secondo me. È un protagonista di un batto shonen. Anzi, c'ha dei momenti fighi, secondo me. A me Naruto mi è sempre stato sul cazzo. Vabbè, ma lui che deve, che doveva fare di più? Mi è sempre stato sul cazzo, a me Naruto. Bullizzato, messo da solo, c'ha il senso di viaggio dell'eroe. Finalmente c'ha la sua rivincita. Ma poi è monotono. Ottiene la sua statuina là ogni sopra, suo carino. Il combattimento finisce con lui che dice di quanto ha sofferto, di quanto capisce quell'altro, che c'è un'altra via, un'altra speranza. E, cioè, tu pensa se non ci fosse Naruto quanto sarebbe bello Naruto. Ma no. La gente che semena e poi a un certo punto non c'è uno che ti rompe i coglioni e comincia a chiacchierare. Continua a menarsi. Aspetta, va però, bene. Che c'è il Tolkien. Guarda che il problema del Tolkien Jutsu non era Naruto, che lui ce l'abbia va bene, chi lo subisce è chi... Oh, lui vede che funziona. No, no. Cioè, io ti dico, Livio, buttate dalla finestra e poi Livio lo fa. Cioè, io ho il Tolkien Jutsu, non è il coglione che si butta, però, cioè. Lui vede che funziona, dice, ma perché devo combattere quando li posso convertire con Yololo? Cioè, è giusto. Lui... Ma poi c'ha una bella storyline con l'antagonista amico Sasuke. Che devi fare? Cioè, nel senso, bello che sono amici nemici che si combattono. Il finale è merda pure di quella, dinamica. Il finale è merda tutto, però. Non che è vuol il dire? Finale è merda tutto. No, non è il finale è merda tutto. Vabbè, però il finale quanto rovina il personaggio. Cioè, all'inizio è bello Naruto. È Naruto il primo Naruto che io dico. È un bimbo minchia che fa no, un po' di gag, me, fa le puzzette. Ma secondo me è un bimbo ben battolcione. Ma che... tra tutti i personaggi all'inizio Naruto. Ma Naruto è uno dei peggiori all'inizio. Ma che c'ha? Che problemi c'ha Naruto all'inizio? Perché è gaggoso. È il suo modo di combattere. C'ha la ribellione perché vabbè, l'hanno trattato male. Ma sì, cazzo, un altro amici di merda. No, lui si comporta da teppista perché è discriminato e vuole attirare le attenzioni. No, invece secondo me come incipit è un buon incipit. Poi, ripeto, non è un protagonista... Meglio all'inizio che dopo, incredibile. Sì. Però, almeno, è un protagonista che effettivamente i suoi power-up sono tutti giustificati, secondo me. Cioè, ti fa vedere come si allena. Ma tanto quello che è inutile fa. Il power-up, perché ogni volta finisce a chiacchierare col tizio. Cioè, vabbè, power-up, sti chiacchierare... Ma come non... Non sempre. Vabbè, quello di gara c'ha senso. Beh, non mi pare perché... che Kokakutsu ci abbia fatto queste cose, queste chiacchiere. Con Sasuke ci prova, non ci riesce la prima volta. Infatti è un personaggio completamente messo lì, dura un attimo e tra il combattimento con 800 persone alla fine lui gli dà l'ultimo colpetto a posto. Ma i combattimenti seri di Naruto, quelli importanti, sono tutti che finiscono a chiacchiere. Vabbè, tutti a prima chiacchiere li batte e poi ci chiacchiera comunque. No, tranne vabbè, ma chi batte? Nagato. Ma chi batte? Nagato stava là, ma beh, chi cioè, batte? Lo poteva ammazzare Nagato lì. Con Nagato? Sì. Beh, allora, poi dipende come il concetto di vittoria che hai tu, non lo so, però se sono morti tutti e sei rimasto solo te, secondo me non hai vinto. E dopodiché sconfiggo il nemico, poi se sono morti gli altri ok, però se cioè ammazzo il nemico, ho vinto. Sì. Ma esce la volpe il cazzo, perché pure contro Sasuke che sta sempre lì, esce la volpe, ma poi ci vuole chiacchierare un'altra volta perché no, dai, se siamo amici, no, io non ti lascerò andare, no, tu non sei così, sei diverso, no, è un Thorfinn del se gli piacerebbe. No, vabbè, beh, cioè, io lo metto flop. Il Tolk no Jutsu con Gaara ci può pure stare, perché alla fine c'hanno entrambi... Ma poi quello è quasi il primo, quindi... No, ma quello c'ha senso perché entrambi discriminati hanno avuto una vita simile. Quello con Pain è una merda di Pain, però d'accordo. Il primo, cioè ci stanno altri che sono super flop. Lui invece, ma i nemici non sono piatti in Naruto. Ma allora non è così che i nemici non sono piatti in Naruto. Cioè, posto che sono d'accordo che i nemici in Naruto non sono piatti, ma non è perché Naruto gli fa il Tolk no Jutsu che i nemici non sono piatti. Cioè, anzi, questa è una dinamica abbastanza ridondante del cazzo, perché sono molto interessanti molti personaggi di Naruto, non serve questa meccanica sempre uguale, anche perché poi fa il giro all'altra parte, sono tutti così. Cioè, alla fine, dai, raga, alla fine diventano buoni Orochimaru e Kabuto, per favore. Vabbè, allora, quello è una merda. Vabbè, tu Livio, che fai? No, io dai, top? Un top glielo do. Top 3-1. Cioè, non è un top pieno, è un top risicato, però, cioè, di peggio, dai. Prossimo. Oh, questo è un flop. Questo è un flop pesante. Mamma mia.
personaggio veramente. Che schifezza questa cosa. Che schifezza. Questo è un top. È un flop. Adesso flop tutte le donne, non gliene frega un cazzo. Io non sono d'accordo su questa cosa. Tranne una, due. Dai, sì. Il 90% dei personaggi femminili in Naruto sono veramente dimenticabili. E... ma non è una cosa c'entra trono. Poi io non ho capito la cosa di ieri. Poi magari lo chiediamo. Ha visto che Ocelot ti ha sfidato, lì? Ha detto che ti rimette al mondo, Livio. Che culo, c'è non paura. Vedo l'ora. C'è paura, eh? Tornerà Ocelot, ma ragazzi. Non su Drago, ma è una sfida con Ocelot. Come si sta sull'internet? Esatto, sì. Una sfida concettuale. Ocelot ha detto che insegnerà a Livio come si sta sull'internet. Mm-hmm. Sì. Dicendo questo vediamo, è quello che pensi vediamo, tu. Vediamo. Sfida sulla sfida. Vediamo. Bello. Ma guarda, ma se dice più di una trentina di frasi sono pure contento. Bella questa. Vabbè, sì, comunque sia. A parte che io mal sopporto la dinamica in Naruto, che ogni gruppo è formato da due uomini e una donna, e la donna al 90% fa l'healer. È veramente. Ammazza, Tenten Tenten non esiste, ovviamente, un personaggio. È veramente uno stereotipo di merda. Proprio Inada super conservatore, diciamo così. E dopodiché, poi guarda, ti dico. Ah, poi un'altra cosa che a me dà il cazzo enormemente è il combattimento tra Sasuke e Ino. Che lei non finisce vittima della mossa di Ino. Tra Sasuke e Ino. Tra Sakura e Ino. Okay. E... sì, perché c'ha perché la personalità, c'ha la doppia personalità. Ma quando mai? Ma poi una cosa mai approfondita. Ah, quella è uno scontro di merda. Proprio una merda quella cosa, regà. Cioè, ma completamente a caso quella roba. E non si capisce perché, per come. Cioè, un po' vabbè, perché da lì. Lei ci ha avuto sempre sto... No, ma ti prego. Sto meme, vabbè, comunque flop 75, vai. Bravi, giusto. Vabbè, parlare di Sakura è anche inutile. Andiamo avanti. Pem. Lui è top, gira, ragazzi. Via. Lui è uno dei miei personaggi preferiti. Ma lui è proprio... è fatto bene. È vero che ricalca un po' il solito mentore stile genio delle tartarughe. Lui è Muten, fondamentalmente. Sì. Però è più ciao, super bella supernova. Grazie supernova. Quasi un anno. No. Quasi un anno, siamo lì. Il miglior personaggio della saga? No, però allora, è uno dei migliori. Allora, secondo me ha un po' di dinamiche riprese da Kakashi. E cioè a volte sono un po' diciamo ridondanti tra di loro, però è un personaggio figo, ma poi secondo me ha un grandissimo pregio. Jiraiya fa una fine, muore prima che tutto va in vacca. Sì. Cioè questo è un grandissimo pregio di Jiraiya. Poco cioè, prima ha una morte, c'è cioè un combattimento finale figo, morte figa, e non deve prendere parte a quella baracconata finale. No, ma manco torna. Sì, cioè, no, incredibile. Veramente è blessato totalmente da Kishimoto, che l'ha lasciato riposare in pace. Sì, c'ha un finale degno. Allora, forse leggermente affrettato, secondo me. Vabbè, no, dai, c'è tutta la backstory. No, sì, però va in missione, lo incontra subito. Non... cioè, però sì, però è comunque bellissimo. Cioè, Jiraiya poi a me mi piace. Regge botta, è carismatico, è simpatico. È figo, Jiraiya. Cioè, i momenti seri sono molto belli. Bello Jiraiya. Vabbè, storico Rospi, siamo d'accordo. No, sono d'accordo. Allora, l'unica cosa che io ho sempre vissuto un po' in maniera straniante, però alla fine ci sta, era che io vedevo sti ninja leggendari, e mo, a parte Orochimaru, tutta sta leggendarietà, non la vedevo proprio. Allora, è vero. Però va detto che alla fine quello è un titolo che gli dà Hanzo, quindi... in realtà è un titolo un po' così che poi... sì, ma perché i leggendari ti aspetti che siano proprio i tre più forti. Sì, di tutti, sì, cioè, me, invece sì. Sono molto forti, però... sì, 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 sì.
Top 98%. Mazza. Qua è tanta roba, 98%. Vabbè, però ci stai, Giraia. Cioè, Giraia. Ti piace Giraia, Maggi? Sì. Ho troppo pervertito, però. Suonato la caratterizzazione. Andare avanti con l'età che ti giusto, ci può stare. La fine di Livio. Vai, prossimo. Pam, maestro. Ecco un altro ninja leggendario. Orochimaru. Allora, lui è tosta sentimenti perché contrastanti. Perché lui è veramente figo lui fino a una certa. È il più figo di tutti, però c'è il finale. E il finale non va affatto bene, lui non può essere buono. Come ti permetti di essere buono? Io credo in te nella tua malvagità. Io e te siamo una cosa sola, io e te siamo malvagi. Dobbiamo uccidere tutti e conquistare il mondo, poi diventi buono. E chi cazzo sei Golden Freezer improvvisamente? Sei scemo. Questa cosa non l'ho. Questa cosa è veramente mia. Senti un magone. Fa un po' male al cuoricino. Perché? Ma che bisogno c'è diventare buono? Stiamo scherzando. No, quando arriva all'inizio è il più figo di tutti. Ragazzi, purtroppo in live non riesco più tanto. Vabbè, a sciala, dai. Ma recupero tutto. Un abbraccio anche ho l'anziano precoce. Va bene. E allora, secondo me, questo è uno di quei personaggi per cui sti cazzi del finale. Cioè, Orochimaru per due terzi dell'opera è veramente fighissimo. La carria lui e, molto, cioè, è bello il character design, è bello il come viene inserito nella storia. È il primo vero nemico potente che appare. Dà sempre quella sensazione di inquietudine. Anche quando poi capisci che non è il più forte di tutti, ma comunque sia, dici: non sai mai che cazzo si inventa questo. Ma anche il suo piano. Cioè, il suo piano è figo. Ma il marchio Sasuke, perché io voglio entrare nel corpo di Sasuke. E poi, tra l'altro, dinamica che viene ripresa un sacco. È stata ripresa un sacco la dinamica di Orochimaru. Del prendi l'adepto per sfruttarlo, eccetera. Sì. Quello è figa come idea. È figo lui. Peccato per il finale, perché veramente fa male. Fa si male. Chiama Horcrux. Si chiama Horcrux, sì. È un freebooter, dice. Sì. No, sì. Non è la stessa cosa. Beh, dai. No, non è. Io sono d'accordo cosa. Che Orochimaru è molto Voldemort. Io sono d'accordo che ha ripreso molto da Voldemort Orochimaru. Poi non so se. Magari hanno avuto idee simili, però i serpenti, guarda, cara, che cioè, è parecchio Voldemort, sì. C'ha manca il naso. No, ce l'ha il naso. Vabbè, un po' c'ha. No, ce l'ha il naso. Secondo me è molto Orochimaru. È molto. E comunque sia, sono usciti prima i libri di Harry Potter, quindi bisogna vedere poi quanto Kishimoto conosca la Rowling. Top, va bene. Sì, dai, ci può stare. Kishimoto ha detto che sei. Kishimoto, perché lo riconosci? Kishimoto ha detto che sei ispirato a Harry Potter. Ma come, quando mai è Voldemort? Scusa. Cioè, mi pare tizio... strano abbia detto una cosa del genere. Che ne so? Ah, Kishimoto è fan di Harry Potter. Allora c'ha senso. Cioè, il simbolo di Voldemort è il serpente, il simbolo di Orochimaru è il serpente. E vabbè, a parte anche visivamente la carnagione è abbastanza simile, però quello magari ancora non l'avevi visto, quindi l'idea potrebbe anche esserti, non lo so, non so a livello temporale. Ciao, ragazzo. E ci ha fatto tutte delle ricerche oscure sulla magia del suo mondo. E tanto che viene, diciamo, a un certo punto bannato. E vuole trovare, diciamo, l'immortalità attraverso. Kabuto chi è? Coda liscia, non ho capito. Sì, Kabuto è coda liscia. Sì, è proprio coda liscia Kabuto. Un po' forzatino Kabuto con la liscia, se posso dire, cioè. Vabbè, no, poi Kabuto c'ha un'altra evoluzione. Però è così, cioè. Vabbè. Povero professor Raptor. Va bene. Top anche questo? Sì, effettivamente top. Il finale è brutto. Però come dice lui,
quanto invalida del maestro. Lo copio, ma l'ha fatto meglio. Vabbè, facciamo che il finale non esiste, top. Attenzione, sono d'accordo. Cioè, secondo me Voldemort maggiore Orochimaru, perché Voldemort fino alla fine è un personaggio figo. Orochimaru alla fine sbaglia. Il problema è il finale. C'ha un po' di problemi, avete letto, secondo me. Avete visto i film, avete letto i libri, sono cazzi vostri, però. Va bene. Prossimo. Oh, Pim. Lui è toppissimo. Lui è toppissimo. Beh, è best personaggio, Shikamaru, incredibile. Lui è veramente top, con un potere che essenzialmente, bravo, Trono, secondo me è molto forte, però nel mondo di Naruto non viene visto così, così forte. Lui col, e lui è un personaggio veramente intelligente. È bella tutta la storia con Asuma, e poi lui è uno dei pochi ragazzini che viene caratterizzato bene, no? Sono svogliato, però c'ha tanto potenziale, eccetera, bla bla bla. E poi mi ci rivedo molto in Shikamaru da quel punto di vista. Siete intelligenti uguali? No, non per l'intelligenza, per la svogliatezza, per avere il potenziale, ma... Pure Choji è molto svogliato. No, Choji è, direi, non ha il potenziale. Beh, però la svogliatezza è quella di Livio. Ma Choji, ma che c'è? Ma è lui quello svogliato, cioè il pigro è lui. Cioè, e lo ammette pure. Quindi top, vabbè, dai. Lui è veramente figo. Uno dei pochi che regge botta fino alla fine, secondo me. Bel rapporto con Naruto, sì, no, d'accordo. Ma anche alla fine, cioè, lui ha sempre un ruolo coerente con sé. Cioè, allora, l'autore non lo fa mai strafare, e gli dà il ruolo che merita, non gli dà strani power up sbroccati per farlo stare al passo con gli alieni e Dragon Ball che arriva alla fine, e è fatto bene perché il suo spazio se lo merita e se lo prende da solo. Non c'è bisogno che venga nominato per forza da altri, cioè tipo quello che sta succedendo in Mario Academy ultimamente, che tre quarti dei ragazzi iniziali non sono nessuno, quindi vanno nominati a caso ogni tanto perché così la gente si ricorda che esistono. No, e questo personaggio invece è indipendente ed è figo da solo e senza dover fare appunto strani power up per cui diventa Charles Susano delle ombre con cui va a picchiare la gente. Sai che poi si mette con te, Mari, è giusto, davvero, grazie Maggi. Non lo sapevi, prego. No. Non lo sai. Che news. Ma perché te, Mario? Che bomba gossip, ragazzi. e poi Maggi, e è poi, il corona di Naruto. Effettivamente si mette con una delle più gnocche, quindi bravo. Ma sei delle più gnocche te, Mario. Ma che gli sei matto? Ma che gli vuoi dire a ma te, Mario? Quante ce ne stanno? Ti dico pure a Tenten è più figa. Vabbè, Sakura è più figa. Ino è più figa. Ino ci posso sta. Secondo me Temari è una delle più gnocche. Tenten, dai, immagino. Minata è più figa. Secondo me pure Tenten è più figa Temari. Temari la peggiore, sono d'accordo. Cioè, c'ha una grande personalità, ma non dal punto di vista estetico. Di personalità ti dico che sì, estetico proprio no. Tenten. Sì. Più bella di Temari. Tenten. Guardali dopo però, quelle di Shippuden. Ma guarda quello che ti pare. Bah. Temari sembra un maschiaccio, sì, perché è molto forte. Molto più figa Tenten, sono d'accordo. Incredibile questa cosa. Non mi metto a giudicare giù i gusti degli altri, ma mi sembra follia. C'ha le zinne grosse Tenten dopo. Tutte quante c'hanno le zinne grosse. No, Temari mi sa di no. Controllo. Va bene. Prossimo. Pam. Anche lui è top. Anche lui è uno che... Allora, la cosa che mi piace è che parte fortissimo, poi ovviamente cerca ogni volta di stare al passo con gli altri, però è sempre un gradino sotto. Io questa cosa l'ho apprezzata, che non diventa sbroccato. Cioè, c'ha dei power up grossi. Oh, diventa Buriokage questo, quanto è figo. Però... E lui lo accetta. Bellissimo Kakashi. Allora, pure secondo me Kakashi è un personaggio bellissimo. L'unico suo problema è che deve avere a che fare con un buco di trama ambulante che è collegato a doppio filo con lui, e non è colpa sua, la colpa è dell'altro.
Però insomma, mo, al di là del finale, c'è, in quel punto, c'è tutto il rapporto con col buco di trama che era evitabile perché non doveva esistere lui. E tutto il resto è fighissimo di Kakashi. Tutto il resto è fighissimo, funziona tutto, il personaggio cresce bene, è figo, è proprio figo Kakashi. Ti dà quella, no, tutto, pure quella sensazione di maestro. Come dicevo prima, secondo me poi Jiraiya alcune cose le riprende un po' da Kakashi, cioè comunque sia tutta la cosa un po' della perversione, no, del, vabbè, ma non è del, così fare il del fare il cazzo. Molto più pervertito Jiraiya. Nel senso, Kakashi legge i cosi di Jiraiya. Sì, ma non è pervertito Kakashi. Non è pervertito. Fa il colpo in culo. Vabbè, ma che c'è, quello è meme, ma mica. No. No, chiamatelo come vi pare. Chiamatelo come vi pare. La dinamica con Gai mi piace molto. Sì, è vero, la dinamica con Gai è fighissima pure quella. Lui anche regge botta, secondo me, fino alla fine. Sì, forse il power up finale un po' così. Però lui regge botta, funziona, e poi è proprio carismatico come personaggio, regge la scena sempre, e nonostante sia, lo vedi che è sempre un gradino sotto, comunque il fatto che ci sia lui ti dà sicurezza, quindi top per me. Confermo, non c'ha grandi tette Temari. L'ho andato a controllare a scopo divulgativo ed informativo. Neanche Ino. No, Ino sì. Ino gli crescono improvvisamente. Poi Ino è la più sessualizzata, c'ha le calze a rete. Pure te, Mari. Ninciputo c'ha le calze a rete? No, sei sicuro? Nella prima serie mi sembra di sì. Va bene. Poi Gai. Eccolo. Non, ma non so calze a rete quelle che c'ha. Queste dice che sono calze a rete, no. Non so come si chiamano quelle cose. Non sono calze a rete. Sono calze a rete più corte. Ma sono tipo pantaloncino. Sì, sembrano quasi pantaloncini a rete a un certo punto. No, no. Ino c'ha proprio le calze a rete. Oh. Lascia verde. Ma palesemente Ino non sapeva che cazzo fai. Detto, cioè, Ino palesemente non so che cazzo fai e fa questa. La faccio Holly Fancer. Quelle sono calze. Vabbè, pure quelle so cosine piccoline, però. No, vabbè, perché. Sono d'accordo con. Vabbè, più con di quel. Più di. Più dei Temari, sicuramente. No, ma anzi. Superficie coperta, secondo me, più Temari. No, ma che sei matto. Quella c'ha il ginocchio. Vabbè, ma Temari è. Esatto, cioè, no, assolutamente no. Temari, poi Ino la. Quindi sul ginocchio va bene. No, ma proprio come physique du role e come vestiario. Guarda come veste. Mi fai vedere il boccione di Ino. Fa la fioraia, Ino? Sì, la profumiera. Eccola là. Ora cerca la foto. No, è questa. Eccola. Beh, sì. Sì, che cazzo. Poi vedi come la sessualizza, cioè pancia scoperta, le altre no. Questa alzava il cazzo, fa bionda Holly Fans. Vabbè. Sì, vabbè. Già, non è colpa mia, non gli interessano le donne a sto stronzo. Ma che devo fare, che è colpa mia? Gai, flop. Come flop? Quel finale è una merda. Quale finale? Lui che fa le 68.000 porte. Beh. Come una merda? Perché doveva morire contro il tizio senza braccia. Cioè, fammi capire, Orochimaru, che cazzo, c'ha una parte molto più lunga. Stai paragonando il maestro a questo? A questo tizio? Questo è un personaggio fighissimo. Ma è una delle due scene fighe di tutta l'ultima parte, quella di Gai. Ma no, il problema suo è là il combattimento con, come si chiama, uomo senza braccio. Uomo senza braccio, quello è, sì, quella è una merda. Però, vabbè, quella è una merda. Ma che se ne frega, cioè. Per me ha chiuso lì questo. Anche c'è lui, vero? Uomo bombine senza braccia, cioè, è vero? Mortacci sua, quella merda umana. Non l'hai messo? No. Come de merda che sei, Livio. Effettivamente ci stava. No, ma raga, vi accorgete, sono tutti personaggi. È quella merda di Deidara, sì, schifosa. Vabbè, top, dai, Maggi non capisce un cazzo. Questo è un personaggio fighissimo. Sì, è bello il suo rapporto con Rock Lee, che lui ci si rivede, tutto
il dualismo Kagashi, la rivalità, il fatto che è un coglione, però in realtà è proprio sbroccato sto tizio, è figo tutto, dai. No, sì, io sono d'accordo che l'unico vero... Cioè, la scena con The Darren's Abraccio è una merda, però c'è solo nell'anime. Che ma vergogna. Io l'anime ho visto, il vero problema, secondo me, perché rimane vivo in Sei a Rotelle? Cioè, io non ho capito... Cioè, che cosa ci devi fare con Guy vivo in Sei a Rotelle? Beh, cioè, che ci devi fare con... Che ci devi fare con... Non lo posso dire. Un peccato. Con un altro personaggio di un'altra opera. No, vabbè, ma se no, è sbagliato uguale se non ci fa niente. Che tu hai già visto. Di cui gli altri non conoscono il finale. Perché? Vabbè, basta. Falla finita. Allora, vabbè, top, fanservice. Dai. Top. No, alla fine ci arrivi. Se ci puoi arrivare, ci arrivi. Io penso che... certo, top. L'hai capito. E loro hanno scritto top? Sì. Ah, certo. No, infatti, stessa cosa. No, perché il personaggio è molto figo e c'ha paura di ucciderlo. Ma che c'ha paura di ucciderlo? È finito il manga e ha paura di ucciderlo. No, perché secondo me nella sua testa pensava già a Boruto. Possiamo, vabbè. Se può parlare di Boruto. No, ok, pensavo sta... Boruto non l'ha fatto lui. Vabbè, però magari con i collaboratori gli hanno detto: senti, ma se io faccio Boruto... Che per i fan, ma no, per i fan era serio. Certo. All'epoca, che secondo me, c'era proprio nell'idea... Boruto non era proprio nell'idea I fan vogliono Guy in Sei a Rotelle. Non ho capito. No, è una scelta poco coraggiosa. Gli piaceva, lo voleva lasciare vivo, dai. Sì, vabbè, però ogni volta sì gente che c'era, dice, ma lo faccio, cioè, se faccio voi morto, mi dite che secondo nessuno. Che secondo voi mentre stava facendo Naruto durante il finale aveva già pensato a Boruto. Secondo me no. Ma può essere. Comunque in Boruto Guy tra l'altro manco secondo compare, dico. No, però dove l'ho visto non compare, però ho scoperto che il 75% dell'anime è filler, quindi in realtà potrei aver visto solo filler nelle 70 puntate che ho visto di Boruto. Comunque, prossimo. Il Goat! Il Goat! Itachi è il motivo per cui... Dal mio punto di vista, Naruto è meglio di One Piece. Parole forti, fratello. Itachi è il motivo per cui Naruto è meglio di One Piece. Solo Itachi? No, però Itachi è quello che mi fa... Cioè, che mi fa pendere da una parte in maniera tranquilla, insomma. Dico sì, cioè, questa cosa io non l'ho... Di là non l'ho vista, di qua sì, vince di qua. Io poi vorrei fare, non so, tu ce li hai ancora i fogli degli altri top e flop, no? Sarebbe bello rivedere. Vabbè, però ci sono in live. Confronto a quello di One Piece. Perché sono in live. Vabbè, ok, devo rivedersela. Perché secondo me si nota qualcosa. Ma chi ce l'hai? Con il mondo. No, però non, questa cosa io spezzo una lancia di là questa volta. Perché su One Piece abbiamo fatto sull'ultima parte, non su tutta l'opera. No, è vero, possiamo farlo su quindi tutto. Quindi va fatta su tutta l'opera se vuoi fare questo paragone. Questo foglio tienilo. Va bene. E secondo me sarà comunque... Vabbè, no, sarà però via. È giusto così. Perché se tu fai l'ultima parte in Naruto, pure qua i flop fioccano. Quindi... no, vabbè, raga, Itachi è veramente... è quella cosa che ti fa ti fa rispettare. Itachi è scritto male. Bello, caro. Dai, ma vai, caro, spara la bomba. No, mi piace. Perché? Itachi è una merda. Bello, sì. Perché? È nato per essere perfetto. Perché devono difendere stanno difendendo One Piece in questo momento. Vabbè, però devi apportare una motivazione. Ho capito, ma deve esserci una motivazione. Vai, descrivete le vostre opinioni. Vai, caro. Spara la bomba, caro. Abbiamo tempo. Diteci perché Itachi è scritto male. Itachi è una merda. La cosa che fa inizio manga non hanno senso, non tornano. Che cosa? Troppo vago. Vogliamo entrare un attimo nello specifico, per favore. Che cosa fai non hanno senso. Dagli tempo, povero. Sta scrivendo. Sta scrivendo piano piano. Dagli un secondo, scusami, no? Vabbè, intanto vai avanti. Poi se lui recupera. Vabbè, comunque sì, cioè, allora Itachi è un personaggio che già da solo dà un più a tutta la serie. Non ha senso che quando risuscita è buonissimo.
Ma tu hai capito? Cioè, non ha capito il personaggio. No, ma è un'altra persona però che sta scrivendo. No, vabbè, no, però Prince ha detto che era una merda. Come? Che vuol dire? Ma non ho capito. Tu pensi che Itachi era cattivo? No, ma non, probabilmente manco ha visto. Ma Itachi probabilmente è il miglior personaggio che ha avuto. Ma, cioè, ragazzi, sì, secondo me anche... Se prendi appunto One Piece, cioè se tu metti Itachi in One Piece fa un salto in su, cioè... Sì, 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 cioè se tu pensa della flotta dei sette, Itachi? Sì, 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 sì. Si alza il livello, level un personaggio up. Da solo ti Beh, alza il livello. Che è mezzo buono, no, ma è tutta la storia, non cattivo che per forza, è Jinbe. È tutta la costruzione, sì. Cioè, si vede che è una cosa pensata. Cioè riesce bene a fartelo passare all'inizio come uno stronzo, poi quando c'è lo switch tu gli stai dietro. Cioè, spesso il problema di questi personaggi è che quando c'è lo switch dici... Vabbè, un po' forzato. Invece no, Jinbe si vede tutto. Jinbe si vede perché l'hai presa? Bravo. Lì. Con una mano. No, vabbè, vabbè, ovviamente non è Itachi, perché però Jinbe potrebbe essere... Jinbe. Mazza, mica è cattivo Jinbe. Ma che? Ma Jinbe, stai parlando Jinbe con Itachi? Sto dicendo, Jinbe non è cattivo, però se tu mi dici un non cattivo che sta tra i cattivi... Forzatamente per altri scopi. Vabbè, ma nella flotta dei sette. Ma dimmelo, vabbè, che ne so. Dai, vabbè, lo è dopo, però. No, però vabbè, è un po' più interessante. Lo. No, mazza, tutta la storia del fatto che lui sta. Vogliamo bene. Fisher Tiger, bravo, tutta la storia di Fisher Tiger è figa. Bravo, ragazzi. Ragazzo, Jinbe, però. Bellissima dai. La storia di Fisher Tiger. Sì, ho capito, ma però siamo vabbè, non fa parte dei sette, di Nico Robin. Scrittura anni luce differenti, secondo me. Va bene, comunque non c'è stata cioè, una risposta. Nel senso che già quello che volevo far capire è che Jinbe sta lì ma non vorrebbe stare lì, in quel senso. Cioè ci sta perché deve, per interessi. Vabbè, ma molti di quelli della flotta 7 stanno lì per interessi. Jin di Bleach, sono d'accordo, Jin di Bleach, c'ha delle cose interessanti. Sì, secondo me dai, siamo dai, sempre a livelli di scrittura diversi. Gino, però. Cioè sì, cioè, il ruolo che hanno è simile. Il ruolo che hanno è simile, però il livello è diverso. Vai, prossimo. Pam. Ma uno che ammazza, ma uno che ammazza i suoi genitori. Dove? Ce l'ho io. Con tutta la sua gente innocente, secondo te sta bene no, con la testa? No. Difende lo Stato per la famiglia, devi essere uno psicopatico, altro che buono. Allora, questa innanzitutto questa è un'idea tua, ok? No, ma, rispettabile, ma anche cioè, se fosse cioè, ma la cosa cioè, interessante io me la collo questa cosa. No, ma... cioè, allora io sono d'accordo che Itachi comunque facendo questa cosa non è un normale essere umano come lo siamo io e te, capito? Che pensiamo in una determinata maniera, che abbiamo certi valori da un certo punto di vista. Cioè, è un po' particolare. No, ma guarda che invece quella è proprio una dinamica estremamente interessante perché ognuno può avere la sua idea, ok? Cioè, tu vieni messo da piccolo, quindi quando ancora non hai neanche maturato appieno, la tua idea di morale, di etica, davanti a una scelta tra tutto quello per cui sei cresciuto fino a quel momento e la tua famiglia. E, guarda, è molto semplice. Itachi si rende... scusa. Non è semplice. No, il paragone. Ti dicono a te, viene il presidente del mondo... Ok, degli Stati Uniti viene da te e ti dice: la tua famiglia potrebbe far scoppiare una guerra in futuro. La terza guerra mondiale moriranno un botto di persone e sarà incontrollabile. Cosa scegli? Uccidi la tua famiglia per il bene dell'umanità, tra virgolette, oppure la risparmi, cioè stando con la tua famiglia, però rischiando che milioni di persone muoiano. Più o meno è questo, no? Il problema di Itachi sono le sue azioni ad inizio manga. Non erano necessarie come attacca Sasuke e Kakashi. Spinge Sasuke da Orochimaru. No, in realtà, vabbè, quello che lui fa è cercare di... Cioè, Itachi crea un antagonista a Sasuke. E lo fa perché lui vuole che Sasuke... cresca il più velocemente e forte possibile perché, ma questo è il nono? Perché vuole sì. Tramandare a lui tutto qua, perché lui sa che sta morendo tra l'altro
E quindi lo fa per quello. Poi Itachi sa che Sasuke è marchiato in quel momento all'inizio. Non credo, non no. lo so. Quindi però lo spinge. Il fatto è che ovviamente no, lui dice lo spinge a voler diventare più forte per sacrificarsi del fratello, quindi inconsciamente sì, lo sta mandando dal nemico per farsi allenare. Sì, però Itachi comunque in generale Itachi ha idealizzato Sasuke in qualche Itachi modo. Itachi smarchia Sasuke okay. dopo, sì. E Itachi ha un po' idealizzato Sasuke, perché Itachi è anche convinto che dopo Sasuke farà quello che vuole lui. Poi non sarà così. Ok, cioè Itachi con Sasuke sbaglia, cioè paradossalmente gli unici errori che fa Itachi li fa per amore del fratello. Ok? E quindi e in realtà lì è l'emotività in quel caso che a volte lo porta a prendere decisioni che poi si rivelano sbagliate. Poi non è detto, perché poi magari invece Sasuke se avesse capito l'idea di Itachi fa magari vedere, bene. Fa non vedere lo sai a Sasuke con Tsukuyomi la morte dei genitori per 8 ore. Quindi per questo dice che lo spinge da Orochimaru. Vabbè, ma sì, ma perché lui dice devi odiarmi. Cioè il suo scopo è fare non mi odi abbastanza. Magic, certo che lui accetta qualsiasi scelta farà Sasuke, ma è ovvio quello che Itachi vuole. Cioè Itachi spera che Sasuke prenda una determinata direzione, perché Itachi comunque sia da sempre e fino alla fine ha come obiettivo proteggere ovviamente Sasuke, ma difendere il villaggio della foglia. Cioè Itachi è profondamente innamorato del villaggio della foglia, si sacrifica se stesso per il villaggio, sacrifica la sua famiglia per il villaggio. E tra l'altro questa cosa che Prince dice non riesce a empatizzare, in realtà su altri personaggi in cui tu la vedi in modo diverso, ma che in realtà è la stessa idea, li vedi come gli eroi. Cioè in tante altre opere, chi sacrifica se stesso e quelli che ama per il bene superiore, per quello che in cui crede e cui ama, vengono visti come protagonisti, come gli eroi. Itachi in questo caso no, perché tu percepisci che lui ha fatto una cosa terribile, quando cioè Itachi stesso diciamo che si rende conto che gli Uchiha stanno per insorgere. Cioè Itachi lo fa perché lui prova a capire se sono infondate i timori che gli dice Danzo. Però poi lui, cioè, lo vedi lì nel flashback, lui capisce che insorgeranno davvero gli Uchiha, non sono innocenti. Sì, sì, okay? Sì. E poi lui non vuole che succeda questa cosa. Poi io non sono d'accordo sul fatto che lui lo spinga a diventare cattivo. Cioè, voi dovete capire che Itachi in quel momento è visto come il nemico del villaggio della foglia, ok? E sta spingendo Sasuke a provare l'odio di un tizio che è contro il villaggio della foglia. Quindi dal punto di vista di Itachi, Sasuke dovrebbe essere super convinto di stare dalla parte del villaggio della foglia. Il problema è che Sasuke però non capisce un cazzo. Vabbè, è quello il fatto. Deve fare le sue scelte, perché che sono diverse da quelle che ha fatto Itachi. Cioè, però dal Sasuke punto di vista di Itachi, se tu odi me che ho ucciso il clan, ok, tu stai dalla parte del villaggio della foglia, perché io sono in questo momento contro il villaggio della foglia. Era necessario. Allora, Prince, questa frase che hai detto è molto sessista. Era necessario uccidere le donne. Cioè, come, perché, cioè, perché pensi che le donne non siano pericolose in un'insurrezione? Non ho capito, Prince. Beh, effettivamente è il manga di Shimo, le donne. Vabbè, in vabbè, facciamo. Vabbè dai. E comunque sia, andiamo avanti. Toppissimo. Sì, chi sì, dice sì. Il contrario non capisce un cazzo. Prossimo. Allora, lui parte da Dio e poi diventa praticamente nullo per quanto mi riguarda. Lui è uno dei personaggi più potenziali di Naruto. Sì, vabbè, però poi diventa nullo, dai. Cioè, a che serve dopo? Capito, perde perché quel tizio si inventa una mossa dal nulla senza senso. Ah, okay. Però, cioè, quanto potenziale aveva questo personaggio? Vabbè. Cioè, prima serie top lui. Vabbè, perché poi lui fa i conti col suo passato e, diciamo, cura il suo problema. Beh, trova la pace. Bravo, bello, cazzo cazzo. Dovevi rimanere un po' più ombroso e tenebroso come all'inizio, però sei lì. Boh.
Secondo me perde molto. Beh, secondo me da quando, sì, da quando gli levano il tasso diventa un personaggio fake. Cioè sta lì... Beh no, vabbè, c'ha il suo ruolo nella guerra. Che fa deve fare? Gli levano cosine, il tasso però. Perché il tizio fa mossa OP, ma comunque sì, ma no, no, però mossa cioè, molecole quel tizio, dico, che cazzo deve ma io non dico, ma io non dico che... Ma Maia di Tara sei la merda più... Ma quel combattimento secondo me è figo. Io dico che dopo non gli ha trovato, secondo me, un nuovo posto. Cioè, vabbè, dove metti tutti i cercotelli, diventa Pain, l'amichetto Beedle, che sì, deve fare, capito, non però, più spazio. Però Gaara diventa l'amichetto di Naruto, che fa quello che è sempre d'accordo con Naruto, è quello che se c'è un problema non ti preoccupare, ci penso io. Vabbè, però vedi sul tocco non giusto su lui c'è assente. Hanno sofferto entrambi, ci hanno mosso dentro, emarginati entrambi. Io ho vissuto guarda, te. Il talk non giusto su Gaara c'ha senso. Sono d'accordo. D'accordo, forse troppo, cioè nel senso ha avuto troppo. Sì, però questo qua era veramente un pazzo. Poi diventa buono. Cioè, vabbè, dopo era che... veramente vabbè, però, un pazzo schizzato. Un bambino, Però io ci sto che se sei un bambino e stanno bullizzato, emarginato. Cioè... Ci sta il cambiamento. Sì, però sei un bambino che ha già ammazzato tante persone. Cioè, c'è una maturazione diversa rispetto a un bambino di 12 anni. Vabbè, però hai vissuto un'epifani. Poi muore, quindi poi c'ha una seconda epifani. Cioè, muore, risorge praticamente Gaara. Quindi, secondo me, io l'accetto da Gaara. Innanzitutto accetto che Gaara, in quanto ragazzino, sia più sensibile a cambiare idea. Cioè, a me la cosa che non piace dei Tolkien Jutsu... E quando vengono fatti, primo, da mezzi sconosciuti, e questo è un caso. Secondo, a persone che hanno sviluppato un ideale forte in anni e anni. Cioè, qui è vero che Naruto è un mezzo sconosciuto, però è anche vero che lui è un bambino e non ha sviluppato un ideale, ma semplicemente sta nel caos. E quindi ci sta che lo rimettono in sesto. Un altro talk non giusto, secondo me ci sta, è quello della nonna con Sasori. Comunque sia, è la nonna, c'è una sorta di legame e alla fine ci sta che in qualche modo riesca a intaccarlo. Per me. Vabbè, poi gli altri, la maggior parte degli altri invece no. Una merda. Okay. Vabbè, comunque allora, per me prima parte top, seconda meno. Sta al limite lui. Lui sta proprio al limite, ma più che altro per il potenziale sprecato. Perché allora, lui di design poi è fighissimo. Di design è bello. Io lo metto dopo comunque. Ah, un floppino glielo do, dai. Poteva dare di più. Prego. Prossimo. Che è ombroso e tenebroso. Bravo. Lei secondo me è una delle poche donne in Naruto fatta bene. Cioè. Famo l'unica. Allora, sì, cioè, se lo metti dal punto di vista tra le donne, sì. Ma anche in generale secondo me lei funziona. Cioè, tutta la cosa all'inizio ti dice il gioco d'azzardo, che si è alcolizzato eccetera, e poi si redime, si mette a fare l'Hokage. Secondo me, ecco, è secondo un Hokage forte lei. Sì, secondo me quella dinamica, cioè, è molto poco verosimile. Cioè, tu prendi un'alcolizzata che gioca d'azzardo e gli dici: comanda il mio villaggio. Che cazzo stai a dire? Vabbè, ma lei era. Che cazzo stai a dire? Aveva sbandato in quel momento. Sti cazzi, scusa. Cioè, ma no, ma pure dopo. Cioè, perché comunque sia. Cioè, rimane una giocatrice d'azzardo alcolizzata. Non è che. Cioè, non lo so. E, poi, vabbè, poi a posteriori, in realtà, il suo ruolo di Hokage non lo fa manco male. Però a priori, se devo scegliere una persona tra tutti, non scelgo lei. No, vabbè, ci può stare. Vabbè, però non è solo un'alcolizzata, cioè, nel senso, è comunque una persona con la quale della quale ti fidi, cioè, comunque una coi controcoglioni. Sì, prima ho capito, ma è mica, forte di carattere. Ma mica esatto. Lokage, ma mica Lokage è ereditario, cioè, sti cazzi che è nipote del primo Kage, scusa. Vabbè, no, perché Jiraiya va da lei perché vede le potenzialità di comunque una persona con le palle che può governare un villaggio allo sbando. Chissà. Sì, lei è una persona con le palle, comunque. Sì, ma per dite, secondo me, cioè, se vogliamo farla da sto punto di vista, sì, per me una Suma
bella rinnovo. Ma una Suma per me è un potenziale candidato Kage migliore di Tsunade. C'ha le palle. Mazza, c'ha le palle la Suma, oh. La pressione la regge. Ma se un giocatore d'azzardo ci ha regalato un mondiale, dai a Gigi sempre. Oddio. Cioè, ma più forte, ma sti cazzi, ma Lukaku, ma mica... Beh, devi menare Lukaku, eh. Beh sì, deve essere anche di ispirazione. Cioè Asuma lo batteva Orochimaru sì, all'inizio, invece il terzo Kage. Scusa, ma allora Lukaku ha un ruolo, Lukaku ha un ruolo istituzionale. Beh, no, anche no, se no. Non mena Lukaku, va bene uguale se menano gli altri sotto sì, Lukaku. Ma se Lukaku deve essere il più cioè quello che rappresenta il villaggio, è meglio che meni. Nel senso è l'ultimo baluardo del villaggio. E quindi deve essere forte. Deve essere forte. Quindi metti Lillard. Come Kage, quindi metti Lillard. Ma metti una donna che rappresenta tutta una serie di variabili. Picchia pure, però, cioè, comunque sì, hai messo Lillard. C'è pure la tecnica del richiamo. Cioè, come no? È una che picchia, Beh, Shikamaru diventa Kage dopo, però. Per me non è toppissimo, però secondo me è un top. Ci sta, cioè. Chiava cazzotti potentissimi, sì, va bene, per carità, cioè... però, cioè, se dobbiamo fare a chi è più forte, allora ci metti Kakashi, in teoria... Come oppure Danzo. Raga, Danzo è sbroccato. Cioè, dobbiamo fare quello più forte. Ma infatti Danzo. Vabbè, la prima scelta Danzo, come no? Cioè, se dobbiamo fare chi è più forte. Ma Jiraiya pure andava bene, infatti, cioè. Jiraiya ha detto che ha rifiutato. Vabbè, no, però c'è come idea al tipo, cioè quel tipo Jiraiya, tu lo metteresti a fare Lukaku a Jiraiya. Perché no, secondo me è meglio Tsunade. Ma ho capito. Cioè, però c'è mi pare di forza come Jiraiya, forza deve essere uno alla Jiraiya. Poi Jiraiya gli mancano le altre variabili come magari c'è sta con la capoccia, magari non è uno che prende delle posizioni anche difficili. Danzo è di destra, vabbè, ma che però, vuol dire? Però c'è come forza, se tu mi parli di combattimento, ecco, ma deve essere un Jiraiya. Ma Danzo diventa Hokage per un breve periodo, o no? Mi ricordo che c'è proprio un breve lasso di tempo ma in cui certo, gli danno ma le no, le ma Draghi, ma certo che non lo richiedono come quindi... cosa di diventare Hokage l'essere forte, quei vecchietti di merda. Ma infatti Danzo, nessuno sa quanto è forte Danzo, ma comunque sia stava e diventa Hokage anche senza, essendo soltanto un politico. Ok, ma infatti è la verità. Poi devono giustificare questa cosa perché volano metterci lei a fallo Hokage, va bene. Però secondo me, se tu vuoi costruirla in maniera... un po' più solida, buttarci Tsunade a fare Hokage, secondo me. Vabbè, ma in tutti i villaggi quello che fa Hokage mena come un fabbro, eh. Sì, sì. Gaara diventa Hokage perché mena come un fabbro pure. Deve visto come una persona potente. Forte, sì, sulla quale puoi fare affidamento. Pure il fratello di Killer B mena come un fabbro. No, so tutti, cioè, tutti menano come fabbri, ma è normale, è una caratteristica di Hokage, c'è cioè un leader. Vabbè, ma perché... cioè tipo Attila menava come un fabbro, cioè anche l'imperatore forte. No, ma non è il Giulio mondo Cesare che ti picchia. Non è il mondo reale. Però in questo mondo devi essere forte per essere un Kage. Sono d'accordo su questo. Il terzo Kage mena come un fabbro, eh. Tutti il primo menano, l'ultimo sì, fabbro. Minato menava come un fabbro, cioè nel senso devi essere anche forte, un leader carismatico, forte, che sa prendere decisioni, ma che se serve ti riempie le mazzate. Sì, ma ci devono essere tutte e due le cose. Non è che se meni ma sei un coglione va bene uguale. Diciamo nel caso del Tsunade più o meno Tsunade, è una variabile accettabile. No, hai preso un'alcolizzata giocatrice d'azzardo perché tira chiavate. Allora, ma all'atto pratico si dimostra una persona valida. A posteriori, aspetta, un altro discorso. Però la gente si fida di Jiraiya. Jiraiya dice lei è quella giusta. Cioè lui l'ha conosciuta, ci sono cresciuti insieme e sa che quella là è un momento così, però lei funziona. Sì, vabbè, che tra l'altro anche lì Jiraiya è compagno di team da sempre, quindi prendere le parole di Jiraiya come assolutamente oggettive. È come dire chiedi a Naruto di Sasuke e Naruto dice no, ma Sasuke è buono. Fidati, prima però donna, ecco il cazzo, me lo metti e facciamo fare Hokage a Sasuke. Però aveva lasciato un ricordo prima di diventare alcolizzata questa tizia che non era quello che potrebbe aver lasciato Sasuke di testa di cazzo. Cioè nessuno ricorda prima di diventare la conoscono Tsunade, infatti i vecchietti non la vogliono Tsunade, la conoscono e non la vogliono. Infatti non la vogliono, proprio perché la conoscono. Vabbè, comunque per me è top. No, ma pure per me è top come personaggio, soltanto che io non l'avrei messa a fare Hokage. Lei c'ha le zinnone. No, mi piace. Però c'è le zinnone. Io ho due, sono giganti.
prossimo. Oh, Pam Kabuto. È il solito Rubè al finale. Sono lui, lui è un figo, secondo me. Senza lui, finale... lui è un personaggio che parte in sordina e diventa figo. Dopo poco diventa dopo subito diventa figo. Buono pure sto coglione, perché? Quella è una merda. Quella è una merda, siamo d'accordo. Diventa buono lui, cioè. Però Kabuto, ecco, Kabuto è anche un personaggio intelligente. Sneaky sneaky, che c'ha i suoi piani, fedele a Orochimaru, è proprio l'adepto perfetto. Tu sei l'Orochimaru della chat, loro sono i Kabuto. Bravo. I Kabutini li chiami. Kabuto è figo. È buono, Kabuto buono, proprio stona. Ma perché non c'ha senso? Cioè, diventa buono perché diventa buono quell'altro. Cioè, perché? Ma perché deve diventare buono questo? Che cosa? Qual è la motivazione che lo dovrebbe rendere buono? Guarda, meglio lui che Orochimaru, secondo me. Orochimaru assolutamente è veramente una vaccata di dimensioni bibliche. Però, siccome ha visto che il personaggio piaceva, gli ha voluto dare. Lui è buono perché è obbligato ad esserlo. Bello, questa è l'unica risposta sensata. Gli ha attaccato te che in Italia non aveva molta scelta. No, ma vabbè. Quello ok, però sì. Cioè, secondo me Kabuto è un personaggio figo. Cioè, anche Kabuto è un personaggio che spinge parecchio e alza anche, secondo me, un po' il livello della serie, perché è veramente inquietante come personaggio. Cioè, all'inizio... Subdolo, è... È un personaggio... anche manipolatore. Sì. Poi pure forte. È pure forte. Mena pure abbastanza bene. Bella anche la storia dell'esame dei Chunin, che lui fa finta di essere la pippa, eccetera. Funziona. Lui è responsabile della saga brutto di Naruto, quindi flop. Vabbè, se la metti così, e allora quella saga fanno tutti cagare. Cerca di prendere nel contesto generale dell'opera e poi vedi se effettivamente quella saga rovina così tanto il personaggio da farti dire che lo stesso è flop, senza considerare quello che di buono ha fatto. Fai lo stesso ragionamento con Orochimaru. Cioè, pure se lui alla fine è una merda perché si redime e diventa buono, questo rovina i tre quarti di opera prima rispetto a quell'arco finale? Sì? No? Ci puoi sorvolare sopra? Con Orochimaru ci puoi sorvolare sopra. La top al 62%. Kabuto. Kabutops. Allora, Kabutops secondo me all'inizio è un personaggio bellissimo. Sì. E poi è un po' inquietante. Sì, bello, sì, sì. È proprio figo Kabuto. E tutta la storia che diventa un uomo drago è una merda. Tutta la parte lì dell'uomo drago è una merda. E... Uomo serpente. No, tecnicamente sono draghi quelli. Ok. 18, stiamo ad 11. Quella è una merda. E poi il fatto che, vabbè, diventa buono perché gli fa fare la cosa infinita. E quindi dopo aver sucato infinite volte, lui accetta di essere che lì una brava persona. Che lì lo accetto come cosa. Non serviva a livello di trama, no? Però almeno c'ha un senso che sì, diventi. Sì, buono. Sì, dici, è diventato buono in maniera estenuante. Sì, per me ci sta. Cioè, lui, sì, Entity, esatto. Lui funziona. Stava di prima anche bello. Chunin, il fatto che lui stia lì e tutti lo considerano una pippa perché è rimandato, eccetera. Devo dire che forse. Leale Orochimaru. Forse. Cioè, vabbè, è stato estremamente bravo a non farsi sgamare manco dagli adulti. E ci sta. Comunque sia, ad esempio, due ottimi Hokage al posto di Tsunade. Il padre di Ino e il padre di Shikamaru. Quelli sono due ottimi Hokage. Sì, ok, ci sta. Ma menano, padrino. Menano, cioè. Ma non è forte a menare il padrino. C'è una bella tecnica particolare, il padrino, ma non mena. Non è forte a menare. Dov'è? È un buon ninja. Poi, cioè, non è Madara. Ma la forza è importante. Tu devi paragonarlo. Sono sconosciuti. Ma poi sconosciuti, ma anche è vero che sono sconosciuti. Anche perché. Cosa, scusa, durante la guerra vengono messi. A un certo punto, il padre di Ino diventa quasi Hokage ad interim. Ma tu, cioè, l'entry level sugli Hokage che hai già visto è a livello degli altri in termini di menà. C'è pure gente che mena Tsunade, allora va bene, manco Tsunade. Vabbè, però Tsunade, no, questi rompe il culo. C'è chi è più forte. Però c'è il livello medio, sì, quanto ma, è alto. Ma perché ci fermiamo a Tsunade? Perché non andiamo su allora? Perché, no, perché Tsunade è perché in quel momento non c'è nessuno più forte di Tsunade. Non è vero, Danzo è più forte di Tsunade. Ok, però Danzo non è ben visto, è quello il problema. Non è ben visto, è ben vista Tsunade.
è più di Danzo, perché se finiamo Jiraiya, insomma. Però Danzo in termini di forza, sì, sono d'accordo, poteva essere uno. Sotto Tsunade sono tutti scarsi, ma andò a farlo cagare, devi menare come Fabio. Tsunade è il limite, sotto Tsunade tutti scarsi. Tsunade secondo me è a un livello altissimo. No, è un livello alto. Cazzo, sì. È alto. Pure Kakashi è più forte di Tsunade. In quel momento? Beh sì, ce l'ha il coso, ce l'ha il... Non lo so se in quel momento è più forte di Tsunade. Allora, se c'ha il Kamui è più forte di Tsunade. Non ce l'ha. Ma come è la prima stagione prendono Tsunade. Dopo la morte non ce l'ha il Kamui. Non ce l'ha ancora. Vabbè, se non c'ha il Kamui ancora no. Non ce l'ha ancora. Va bene, prossimo. Pum. A lui è strano. Mi sta un po' sul cazzo. Lui reppa. Sì, allora, è interessante come dinamica il fatto che lui parli reppando. È un po' fastidiosa. Però ci può stare. È una caratterizzazione. Boh, lui è un po' strano. Mio Dio, mio padre, il Goat, il migliore. Vabbè, ok. Boh, sai che c'è? Lui senza infamia e senza lode. Effettivamente non riuscirei a collocarlo tra troppo. C'ha una buona caratterizzazione, secondo me. Secondo me, però invece... sì, è un po'... L'avevo rimosso, sto tipo. No, è figo quando reppa. Cioè, c'è la è un po' anche la spalla comica. Lui è anche sporcato. Ah, certo, certo. Vabbè, certo. Sì, c'ha quel cazzo di polpo bue gigante in culo, forte. Allora, io ho un piccolo fetish anche per i personaggi che fanno i cazzoni ma sono sbroccati. Tipo Gojo, dire. Allora, secondo me c'è una... Cioè, a livello di caratterizzazione, non del personaggio in sé, ma di come combatte, a me è sempre dispiaciuto sì, è vero, fa il culo a Sasuke. Che non abbiano per nulla... cioè, lui inizia, ti fa vedere che c'ha questa tecnica che mette tutti quanti i kukri in tutte le parti diverse e combatte con tutti sti kukri. Poi in realtà è una cosa che fa... due minuti, cioè non serve un cazzo perché tanto alla fine combatte. È bello il rapporto modi. Che c'ha con il circodello. Sì, sì, no, il rapporto col polpo. Il polpo bue, perché ci sta fatto il polpo bue. Però mi è dispiaciuto che non hanno approfondito quello stile di combattimento che gli hanno dato, cioè è come se l'avessero un po' detto vabbè, ci abbiamo provato questo stile di combattimento, se non piace andiamo avanti, non lo so. Allora, il combattimento Sasuke è figo, anche perché lui gli fa la reppata, mo' di spacco. Sì, no, è gag, è un personaggio molto gag. Così. Però dopo un po' viene completamente abbandonato anche lui, eh. No, vabbè, che se lo devono. Lui gli serve per il power-up in Naruto. Già, quello serve. E poi ripeto, cioè, secondo me non è un personaggio flop. È un personaggio che ci sta... Non è tra i migliori. È vero, cioè, per mettere in flop deve aver fatto qualche cagata pesante, sì, lui non ne ha fatte. E tra l'altro lui arrivando anche parecchio dopo, strano che sia un personaggio. Vabbè, perché è molto centellinato. Non è un grande top, però. Ma secondo me in generale Naruto i personaggi sono quasi tutti fighi. Il problema da un certo punto in poi è la narrazione che li accompagna, che è una merda. Sono d'accordo. Poi. Prossimo Pam. Ecco, lui no. Lui non ce la faccio, ragazzi. Nagato. È bello. Nagato. Bello il flashback. Uno dei tre migliori villain lì Ti ricordi i video di Rin? No. Guarda, non ce l'ho messo Madara, cioè, ve lo dico subito. Non ce l'ho messo. E Nagato. Ma tu hai sofferto, Livio? Lo sai che ho sofferto? È bello il flashback, ma non ce la faccio. Ecco, lui non ce la faccio. Perché... Lui è pure sbroccato forte, porco. Lui è fortissimo, sto ammazzando tutti. Se nasconde di dentro grande alberino gigante, arriva Minchiottino e mi dice, ma tu hai sofferto? Ma lo sai che ho sofferto pure io? Ma hai sofferto pure te? Sì, non sai quanto ho sofferto. Ridimiti. Tua madre si chiama Marta. Ridimiti, che io ho sofferto come te. Allora mi ritiro. Muoio, ciao. Il problema di questo personaggio non è che dici ha fatto un percorso incredibile e poi nel finale si è bruciato tipo il flashback è figo, ma il problema del flashback è che poi sfancula le sue motivazioni. No, ma non solo, cioè veramente Nagato è una delle saghe in cui, cioè, se non te lo dicono prima e ti fanno vedere solo la saga di Nagato, è la classica saga filler. Cioè succede un disastro e poi alla fine il personaggio visto che bisogna tornare allo status quo,
perché nella trama principale non ci devono essere problemi con la, Jiraiya, con la saga. Jiraiya e lo rende non filler. No, sì, per quello succede prima, io dico, l'attacca alla foglia. L'attacca alla foglia è la classica, il classico film filler. Sì, c'è sì, un sì, macello, sì. C'è un macello, poi alla fine fa, no, vabbè, scherzavo, e rimetto tutto come era prima e muoio. Cioè, questo e è talmente tanto e mi eglisso da solo. Cioè, questo è talmente tanto convinto che ammazza il suo maestro. Perché gli sta a mettere i bastoni sì. in mezzo alle cioè, o quanto sono convinto. Cazzo, gli ha salvato la vita, gli ha dato da mangiare il pezzo di pane quando questo non sta a morire di fame. Ammazzato. Perché vuole schioppare tutto il villaggio della foglia. Lui ti ho offerto lì. Cioè, sì, sì, sono d'accordo. Quello è veramente una merda. Ma cioè, ammazzato tutti. Sì, cioè, una volta che ammazza Jiraiya non si può. No, non si può fermare perché arriva Naruto a tirargli la super cazzo. Purtroppo sì. No, non è gato flop, dai. Ah, la chat dice top. Ma sì, no, no, ma lo so. Cioè... No, ma è bello il flashback, è bella la storia, però. E mi ha dato troppo poco. Cioè, non è che il percorso di Orochimaru che è figo fino alla fine. Lui si rende conto alla fine che la profezia del maestro non ha mai parlato di lui. Sì, ma lui vabbè, è convinto però... per motivazioni sue, a prescindere dalla profezia. Lo hanno reso un orfano, lo hanno fatto vivere di stenti. La guerra lo ha ucciso, gli hanno ucciso tutti dal villaggio, gli hanno ucciso i genitori. Profezia o non profezia, si è convinto in anni. Prepara sto cazzo di piano da anni. Finalmente è arrivato a conclusione. Cioè, la profezia è importante, la profezia. No, ma sappiamo che cosa succede, che Naruto è quello che lui non è riuscito ad essere. Cioè, ma che vuol dire? Ma l'hai conosciuto mezz'ora prima? Cioè, ma è quello che non è riuscito ad essere lui, sti cazzi? Cioè, hai ammazzato il tuo maestro. Sì, cioè, sì. Ci sono delle linee di non ritorno. Ma proprio a livello di boh, non lo so. Poi ovviamente, cioè, ogni personaggio a sé e può pensarla come gli pare, però uno poi è pure libero di pensare che pensa delle cazzate, cioè. Sì, sì, sì. Per me, dopo che ammazzi il tuo maestro, dopo tutto quel flashback strappa lacrime, non mi piace, non mi piace che poi arriva un tizio che tu non conosci, ti dice due cose e tu ti rendi conto che lui ha preso un'altra strada rispetto alla tua, e allora effettivamente resetto tutto. Cioè, ma guarda, ti dico, avrebbe avuto più senso che facesse quello che ha fatto per resuscitare Jiraiya. Non so, forse non lo poteva fare, non me lo ricordo, però cioè, il resto della foglia. No, la foglia. Ma che gli frega il negato da foglia? Vai, prossimo. Oh, Pam. Ah, che bella merda. Allora, lui è il disastro. Cioè, per me, mentre Nagato è l'inizio del disastro, lui è proprio il disastro. Vabbè, la parte finale. Ma lui è il vero creatore. Lui è il vero creatore del disastro. Del piano Luna crescente. Lì. Lui è la rovina definitiva, totale, tombale di Naruto. E ti dico, in realtà, secondo me, anche qua, come character design è molto interessante. Ma figo, per carità. Però Zetsu dai, nero, Zetsu ma quando, bianco. Quando ho visto che ci stanno tutti i milioni di Zetsu sottoterra, ho detto, oh no, no, no. Sì, sì, è lui che fa lo Tsukuyomi infinito. No, in perché Zetsu? Se stavi tanto... perché... ormai erano morti tutti quelli forti e allora ha detto, cazzo, allora mo Zetsu deve essere ancora quello importante perché è uno dei pochi rimasti ormai. E quindi ha voluto dare questa importanza infinita perché secondo me, ve lo dico, la parte finale è un retcon della Madonna. Sì, ma... lui è proprio la rovina anche la di Naruto. Storia. Se ti piace o meno il personaggio in generale. Sì, io devo dire, cioè, allora, a me, ripeto, il character design mi è sempre piaciuto molto, mi è sempre interessato molto anche il fatto che lui appariva lì mentre durante tutti gli altri combattimenti di quelli della Katsugi. Ma era figo anche se magari non era un esperto combattente. Sì, esatto, no? Sembrava molto la scia della Katsugi, capito? A me questa cosa piaceva molto, cioè lo vedevo anche come un antagonista di Danzo. Cioè, l'avrei visto uno Zetsu contro Danzo a un certo punto, perché per me ricoprivano lo stesso ruolo, e di due fazioni diverse. E invece poi tutta la storia degli alieni, de merda, mamma mia. E purtroppo è tutta colpa sua, cioè parte tutto da lui, tutto il resto della merda. Tra l'altro è anche responsabile della sua se si è fatta la grande guerra, perché i truppini le hanno usati, cioè i Zetsu bianchi sono i truppini,
quindi facciamo la guerra. E niente, cioè non mi è piaciuto il, diciamo, la direzione che gli ha dato. Ecco, perché... mentre Itachi è un personaggio che ti dà un più alla serie, lui ti dà proprio il doppio meno alla serie. Lui è un personaggio che da solo è riuscito a scariare Naruto. Ma si capiva, cioè che fosse un finto tonto si capiva vabbè, ma questo lo vedi, dici, questo è ovviamente questo... un finto tonto, guarda che cazzo è, Metà bianco e metà nero. Ma questo appare dagli alberi, ma può essere... poi si nasconde, va sottoterra. Sì, ma poi lo vedi anche i suoni, che sono quei suoni critici, sì, quando compare. Ma sì, dai, su. Va bene, vaffanculo Zezzo. Kisame. Ma un bel personaggio. Kisame è top. Kisame per me. Lui è cattivo dall'inizio alla fine. Bravo, Kisamino. Sei cattivo. Kisame per devi me essere è cattivo. Il secondo miglior personaggio della Katsuki. Dopo Itachi. È uno che fino alla fine è convinto. Una grande porta. Bolla di sì, con sì, squalo dentro. Me ne frega, cazzo. Fallo su sta ceppa. Il Talk no Jutsu. E come mai? E come mai Naruto non fa il Talk no Jutsu a Kisame? Come mai? Come perché mai? Un caso perso. No, è perché a me la cosa che mi dà il cazzo del Talk no Jutsu, oltre a tutto il resto, è che viene fatto solo quando funziona. Quando funziona. Cioè, oh cazzo, ma fammelo vedere ogni questo tanto. Questa è una cosa che succede in tutti i sì, ma fammelo vedere che Naruto fa il Talk no Jutsu e quello fa, sì, va bene. Boh, una botta sul grugno a sto coglione che chiacchiera. Lascia perdere che non c'è Naruto, lo scrive Kishimoto, su, capiamoci. Cioè... Naruto la bolla d'acqua non si sentiva bene non ci sentiva. Naruto il cazzo di Talk no Jutsu lo fa solo con chi funziona, non lo fa con chi non funziona. Con Kakuzu gli fa il Talk no Jutsu? Vabbè, ma perché lui è empatico, lui capisce. Sì, certo. Ah, bella questa, il Talk no Jutsu Naruto lo fa solo con persone con cui si identifica. Ah vabbè, bella. Sì, ci sta, c'ha senso. Brava Arianna, molto carina. E vabbè, lui gran personaggio, dai, funziona, regge botta fino alla fine, cazzuto, ci sta, ma anche sì, la spada capisce, è figa. È bello lo squalo, bello cazzo. Cioè, c'ha la, non lo so, c'ha l'anima animato di merda, però. Legge la mente Naruto per sapere che quelli che sono simili a lui, cioè, che cazzo ne sa, scusa. Vabbè, però dai, quando empatico, combatte empatico con la gente, come fa a sapere? Ma non ci ha mai parlato e comincia a parlare. Cioè, finché non ci hai mai parlato, tu non lo sai. Ma lo vedi dallo sguardo. Ah, dallo sguardo. No, in alcuni casi, vabbè, non è sbagliata come teoria di costa. Cioè, io lo so che non so uguale a lì che sto coglione, ma che cazzo ci prova stupido, non sei altro. Non faccia cazzo, ti ritrovo. Va bene, dai. Va bene, comunque sia super top, chissà. Ci parla, bellissimo, infatti. Bellissimo. Dagli occhi. Bellissimo. Con Nagato ci ha parlato. No, con Nagato ci ha parlato. Sì, ma con Kakuzu ci ha parlato? O qua è arrivato e gli ha menato? Perché non ci ha parlato prima? Poi scopriva che non era simile a lui e gli menava magari, no? Ma ci ha parlato con Kakuzu? Con Kakuzu non ci ha parlato. Non ci ha parlato? E come mai non ci ha parlato? Chi gli ha detto che non era simile a lui, Kakuzu? Kakuzu vedi che proprio . No, Kakuzu tenebroso, tenebroso. Sì, ma là lo vedi grandi, sguardo, grandi filini, tutti i filini, tutti ombre nere che escono. Perché non ci parla solo quando l'autore sa che vuole portare la dinamica al Talk no Jutsu. Se no, so botte. Vai, prossimo. Pem. Ma bello Zabuza. Zabuza. Questo è un altro verso, un altro villain top. È bellissimo. Peccato che è un po' troppo presto. Però... Ma no, vabbè, ma ci sta. Vabbè, ma ci guarda sta. Che lui in realtà è un ottimo personaggio e ti introduce al mondo. Sì. No, ma perché tra l'altro non è né troppo sbroccato. Tra l'altro, secondo me è importante che nelle prime fasi di un manga lungo ci sia un villain forte. Perché così ti sprona a continuare. Cioè, se tu le cose migliori te le tieni tutte dopo, magari da dopo non ci arrivi. Te lo bruciano prima il manga. Il vero Zoro. E lui è molto figo. Tra l'altro, dopo aver visto Zabuza, io non vedevo l'ora di vedere gli altri spadaccini. C'era questa leggenda di spadaccini. Sì, è vero, sono invece, un po' sminchiati. Si vedono, però sono un po' una delusione. Sì, molto deludenti. Molto deludenti. Sì. Lui perde perché i cani sono i suoi counter. Non me la ricordo la scena. Ma in realtà... Allora, no, a parte che dice Kakashi che in realtà l'avrebbe potuto battere in maniera relativamente semplice, ma non lo fa perché sta
addestrando. Io sono sempre dell'opinione che acqua è più forte di Zabuto. Queste, sì, 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 acqua è più forte di Zabuto, sono d'accordo pure io. Infatti, tutta questa dinamica del Kakashi che poteva, ma non ha fatto. Cioè, Akula, cioè, è un attimo che morivano o Sasuke o Naruto, proprio un attimo. Però vabbè, era più forte, però poi se morono, voglio vedere poi, che poi piangiamo. È un po' la stessa dinamica de coso, de Rufy che si taglia a guardare la gente mentre muore. Sì, Zabuza ha più esperienza, però potenziale, cioè, proprio, cioè, secondo me è più forte. Ah, come mi sembra che lo dice proprio lui. Quindi, cioè... Poi da resuscitato, in realtà si era già mezzo redento prima di morire. Quindi in realtà... Ma perché... No, attenzione però, perché Zabuza non è un villain. Zabuza è semplicemente un mercenario. Cioè, sì. E loro combattono perché sono stati, tra virgolette, pagati da due fazioni diverse. Come anche... Perché attenzione, anche i ninja sono mercenari, Cioè, tutta la storia dell'esame di Chunin, che ci vanno i tizi perché poi ti fanno i contratti, è tutta una... Cioè, i ninja sono mercenari. C'è gente che ti paga per fare una missione, che può essere difenderli, può essere fare una roba, e quindi sono mercenari tanto, almeno all'inizio, vabbè, va tutto in vacca, ma tanto i ninja del villaggio della foglia quanto Zabuza. Sì, vero. Semplicemente si trovano contro e il tuo point of view, che è stata la parte di Naruto, te lo fa vedere come lui il villain. Ma in teoria... Sono due gruppi di mercenari pagati da due fazioni opposte che finiscono a fare a botte. E infatti poi, cioè, alla fine, Zabuza rosica e dice: sai che c'è? Ammazzo quello che mi sta sul cazzo. Sì, tanto ormai... Sì, tanto andato. Va bene. 17. Sì. Pam! Vabbè. Un minuto di sondaggio, se volete. Vai, pure due si può fare. Tasci due. 53, ne mancano due, si può fare. Buco nero, maledetto. Non è un buco drama. Non è un buco drama. No, è molto riguardato. Obito bambino non è male, sì. Ma no, infatti... no, sono d'accordo, sono d'accordo. Obito bambino non è male. Cioè, sono non d'accordo. È male. Poi non muore, è grande massimo. Non è che poi gusto così tanto. Cioè, allora, se consideriamo Obito bambino, per me è top, eh? No, è Obito. Okay, okay. Ho messo questo perché... Okay. Perché fino a che muore Obito nel flashback, per me ottimo personaggio. Dopo ma molti vogliono sapere il buco di drama perché che dicono che non esiste. Allora, ci sono varie problematiche con Obito, ok? Allora, prima di tutto, Obito nel flashback viene visto come un mezzo coglione. Sì, no, ma più che altro un ninja abbastanza debole con poco potenziale. Ok. E dopo due anni dalla sua morte, diventa un ninja super OP che riesce comunque sia a fuggire da uno scontro combinato, cioè il god ninja assoluto, e grazie alla... Già lo ammazza pure indirettamente, perché poi alla fine è lui che fa farmacello con la coda. Con la coda, e sì. E il fatto che lui non muoia, vabbè, è una merda. Però, come ho detto anche in altre, cioè, se là, se il non farlo morire genera una buona trama, io ci sto. Ma non ha senso che abbia l'età che ha quando va da Minato. Cioè, a livello temporale non torna. E perché la differenza tra quando muore e quando va da Minato lo allenano Madara e Zetsu, gli si risveglia con lo Sharingan, dove sta il problema? Sti cazzi che lo allenano Madara e Zetsu. È un pippone mezzo morto che lo allenano per 6 mesi e dopo 6 mesi diventa un god ninja. È una merda e non torna con i tempi, cioè non, anche l'altezza di Obito non torna, cioè Obito quando incontra Minato dovrebbe essere non so, 15enne probabilmente, è cresciuto in fretta. La scena di quando lui esce, c'ha i poteri di Zetsu, ammazza tutti, quella è pure figa. Però sì, sono d'accordo. Poi altra cosa anche il motivo, per me è anche una merda il motivo per cui diventa cattivo, cioè, ma
ma che commedia degli errori di merda è che lui vede la scena, non capisce, dai. Veramente una banalità di merda quella roba. Gli innestano le cellule di Hashirama un boost da quello. Che non capisce, ma non me ne frega niente, non me ne frega niente. Sì, Hashirama. Non capisce che ci sono i due di crescita, quindi adesso dovrebbe essere alto 3 metri. Gli busta la crescita, ce l'ho Hashirama. Hashirama quanto era alto? 2,80 metri. Vabbè, questa è una stronzata. Il come diventa no, ma cattivo, semplicemente, diciamo, ma a parte lui la scena l'aveva capita, lo dice a Kakashi. Lui la scena, questa è un'altra merda. Questa è un'altra merda. Questa è un'altra merda. Ma a parte... Anche perché, scusa, come sblocca il coso? Lo Sharingan ipnotico. C'è un Zetsu dentro. Io voglio no, dire. Lo dice dopo perché deve farsi tornare le cose. Kishimoto. Perché lo sa. Lo sa, la scena l'ha capita. Se ha capito la scena, non c'è questo trauma drammatico. La scena l'ha capita. Non mi prendete per il culo allora. La scena l'ha capita o non la scena non l'ha capita? Perché il motivo per cui lui sblocca lo Sharingan è che impazzisce perché vede la scena. Quindi non l'ha capita. Perché se invece l'ha capita, non impazzisce. E quindi non lo prende lo Sharingan. E sono cazzate che vi fate inculcare dalla gente. L'ha capita dopo. L'ha capita a metà, l'ha capita. L'ha capita a metà, no? Perché poi qui, che cosa gli dice dopo a Kakashi? Sono retcon questi. Sono retcon fatte male perché si è reso conto che non gli tornava niente. Perché la verità è che dietro quella maschera all'inizio c'è stava Madara, regà. La verità è che dietro quella maschera c'è stava Madara all'inizio. Dopo ha cambiato, ha cercato di farsi tornare un'altra cosa per mettere Madara dietro Obito. Ma all'inizio, dietro a quella maschera, ci voleva mettere Madara. Poi però, visto che tutti avevano capito che era Madara, ha detto, devo fare il plot twist. Non ci deve stare Madara là dietro. Ce ne metto un altro. Chi è un Uchiha che ho già presentato da qualche parte? Obito. Comunque non torna un cazzo. A me, vabbè, non è neanche tanto quello. Quanto il fatto che, raga, Obito era morto. Cioè, è quello che a me mi fa rosicà. Più del buio di trama, e sono d'accordo che in realtà non torna troppo. Però il problema è che tu mi hai fatto vedere una scena di lui che è metà praticamente di se le secava pure l'occhio. Sì, cioè secava l'occhio. Metà sta sotto un masso. Ma sì, è ma morto, ovvio. Cioè, ma quella è la base. Però io ti ripeto: se finte morti, non, io ti ripeto: non se la non morte di Obito avesse dato vita a un Itachi, ha detto, oh, vabbè, sti cazzi. No, a me comunque non mi piace il fatto di rimanere vivo. Poteva essere morto, cioè aveva più senso se fosse morto. Però se mi tiri fuori un Itachi, dico, oh, ci ma sto, lo salva Madara. Chi vuoi? Ma chi no, vuoi te? No, ma a me mi fa cagare. Non dire cazzate che tra l'altro c'è sta, cioè c'è lì, no, è vero che lo salva Madara, però cioè mo me vuoi dire, cioè ora io sinceramente la scena esatta non me la ricordo, però oh che culo, cioè c'è tizio sotto un masso, se ne sono andati tutti e lo salva Madara. Oh raga, quel tizio Tobi Obito è quasi un anagramma. Ma che prova è? È quasi un anagramma. Ah no, vabbè. No, ma io sono d'accordo quasi che un anagramma. Almeno fosse un anagramma. No, io sono d'accordo che quasi, cioè, un anagramma. No, io sono d'accordo che l'ha pensata la cosa di Obito, Cioè, nel momento in cui appare Tobi, lui aveva già sapeva già che era Obito. Beh, là è un coglione. Ma anche perché, per la maschera che c'ha uno Sharingan solo. È un coglione perché non è quanto sei scemo se non ti fai tornare le date. Lui ha pensato, è una cosa figa. No, è sbroccato da bambino, è super OP. Lui ha pensato, questa è una cosa figa. Zizzino e lo faccio sbroccato. Sì, no, ma lo caratterizzi diverso, Obito, da piccolo, se l'hai già pensata quella roba. No, secondo me l'aveva pensata. Le date tornano, sì, però aspetta. Però è una merda. Le date di solito quando non tornano è perché fai dei retcon, ok? Quindi non ti tornano le date poi. Se tu mi dici che l'hai già pensato e a priori quando lo pensi non ti fai tornare le date, sei un coglione. Facciamo un bel judgment day contro i ragazzi di Discord che vogliono difendere. Ma sono tanti, Va bene. Ci venite? Aspetta. Ma allora. Che Kakashi è sul. Cioè, la dinamica, diciamo, da dove Kakashi ha preso l'occhio. Io ci sto. Io ripeto, per me l'Obito bambino. Bravo, Andre. È pensato. Ok, è pensato l'Obito bambino. Ok. Quello che non è pensato da subito, che poi torna male, è l'Obito adulto.
L'obito ancora vivo. Io su quello posso essere d'accordo, però nel non momento in cui bambino. Appare Tobby, capisci, io sono che c'è sicuro qualcosa, che sì. Ci aveva no, pensato ma sai perché ti viene da fare il collegamento con la maschera? La maschera che c'ha un occhio solo con lo Sharingan, Tobby, Obito. Ma anche perché appena appare Tobby, io mi ricordo nei forum, perché c'avevo il forum di Naruto, e tutti avevano l'idea, oh raga, questo è Obito. Cioè c'era la teoria invece, all'epoca. Invece, vabbè, ok, bolle diverse, invece... Noi quando seguivamo Naruto puntata per puntata e io, Claudio, Emo, insomma così, eravamo arrivati alla conclusione che poteva essere chiunque, non Obito. No, per noi era non Obito, non Obito perché non tornano le date con Obito. No, ma lascia perdere le date. Ho capito, il no, problema... io devo fare una previsione, un'ipotesi che faccio, le date un'ipotesi che non torna. Non è che non tornano le date, sono molto forzate. Ma no, vabbè, sono molto forzato. No, che lui è OP, sono d'accordo e fanno è cagare. È OP da bambino, è troppo forte da bambino. Non però cioè, te lo giustifica con non è che non tornano, sono tirate fino all'inverosimile. Su questo sono d'accordo. Andiamo, se andiamo, già così. Dai, l'ultimo personaggio è Sasuke-kun, suppongo. Sasuke-kun. Allora, Sasuke, un altro personaggio che ha un potenziale incredibile. Però è veramente un coglione, non lo sopporto. Mi sta sul cazzo, non capisce mai un cazzo. Flop per me. Per me flop. Cioè, c'ha... No, c'ha... Oh, raga, il Sasuke della prima stagione è bellissimo. In realtà è pure figo il concetto che prima viene marchiato e poi pian piano con l'odio verso il fratello, eccetera, passa la parte dei cattivi, fighissimo. E però io non reggo tutto quello che succede dopo, non lo reggo. Cioè, Itachi ha fatto sta cosa, che cosa pensa da su che distruggiamo il villaggio da... Bravo, non hai capito. Vabbè, però a me ci sta che è un personaggio... Vabbè, è incazzoso, poi no, si incazza. Sì, ma Sasuke non è un personaggio stupido, cioè non dovrebbe essere un personaggio stupido. E... Vabbè, questo però chi t'ha detto, cioè... In realtà Sasuke, è iracondo. Sasuke fa spesso la scelta sbagliata, no, cioè... Aspetta. Dai Livio, come fai a dire che flop alla fine vuole anche diventare caghe? Peggio, una merda. Ma no, sta questa cosa è una merda. Una merda, vuole dai. Diventare caghe, una merda. Cioè, dai, il suo scopo è distruggere Viaggiafoglia perché hanno fatto la merda con Itachi. E poi è figo che vuole diventare caghe. Ma che stai a dire? Ma che stai a dire? Sasuke, dai, ma diciamo più che altro io valuto anche i personaggi in base anche al potenziale che hanno. Cioè, Sasuke c'ha un potenziale, ragazzi, infinito. E ci ha dato, ma secondo me, poco. Anche lì da piccolo, cioè, però cioè, da piccolo non è che era sveglio, da piccolo era il più maturo, perché 27 aveva vissuto, occhi, poi, aveva cioè... vissuto una, qualcosa che gli altri non hanno vissuto. Sì, lui c'ha tutti. Cioè, se prende il doppio occhio, gli occhi multitasking. Vabbè, lui te lo fa vedere subito, che però è quello più strafigo o più sbroccato, però... Non è uno, non è come l'altri lui. Non è a caso che ho scegli Orochimaru, perché ha visto proprio che il potenziale c'è. Io li baso in base al potenziale inespresso. E secondo me l'attacco di trama era una delle cose più fighe della storia. Ed è degenerata. E il combattimento finale nel manga è una merda. So. È un capitolo del cazzo. Cioè, rasciato dopo al tutta, schifo. Dopo tutta sta storia. Secondo me Sasuke doveva rimanere cattivo. Cioè è stato troppo per troppe volte ha respinto i tentativi di Naruto di riportarlo sulla retta via. E, non va bene che solo perché è il finale, allora perché è il finale deve ridiventare buono. Vabbè, però non è mai stato cattivo. È un Vegeta. Un Vegeta che ci ha creduto un po' di meno. Fa il Vegeta. Fai il pezzo di merda. Cioè, vabbè, però non è cattivo. Allora, Vegeta, certo, è cattivo. Fino a che alla fine non lo è più, ma perché appunto è cambiato. Vegeta, bravo Ale, fino a una certa è cattivissimo. Pezzo di merda, Vegeta. All'inizio. Ma poi diventa subito zunderino. Per quanto mi riguarda, pure a Cell è un pezzo di merda. Ma anche perché poi cioè, lo sai qual a è il coso problema? A Freezer è un pezzo il di merda. Il vero problema, lo sai qual è? Freezer è ci posso stare. La trama di questo personaggio è scontata. Cioè, tu sai che torna fuori. Cioè, non c'è un colpo di scena. Io sapevo che ci sarebbe stato un altro scontro Naruto contro Sasuke. Lo sapevo già.
Cioè, perché... Ah sì, il finale di Shippuden. Vabbè, era un po' telefonato. Ma lo sapevi che tornava buono. Perché? Ma colpiscimi, hai avuto delle idee fighe? Ma cavolo, fammi che in realtà ho questo tizio, ma vaffanculo. Cioè, io rimango della mia opinione, non, cioè, Naruto, non ce l'hai fatta a convertire anche me. Non lo so. Non lo so. Non è... Allora, poi, overall, non è un brutto personaggio. No, ma è anche un modo per dire... Non è che fanno sempre tutto quello che... Tutti quello che dici te, cioè... Sì. Perché, veramente, ripeto, è banale la dinamica di Naruto, perché funziona sempre, alla fine cambiano sempre tutti, cioè... A un certo punto non ci fa il callo, non lo vuoi più vedere. E c'è Sasuke che alla fine pure lui. Cioè, poi dopo in Boruto fa l'agente segreto mandato da Naruto. Dai, cioè. E poi il colpo di grazia. Merda. Il colpo di grazia finale per me è che si sposa con Sakura. Si sposa con Sakura. Per me quello è proprio il colpo finale. Si sposa con Sakura. Cioè, va bene, cioè, è diventato buono, ma non me lo fa sposare con Sakura. Completamente involuto. Completamente involuto. Cioè, tutto quello che è successo, non conta niente. Aspetta, ma il matrimonio è già in, non mi ricordo, non è, sì, non è l'ultimo lui. Capitolo sono loro da adulti. Proprio una merda, raga. Proprio una merda, cioè poteva rimanere punizione adeguata delle sue idee, quantomeno poteva rimanere un antieroe, un tizio alla Stain, e invece no. Guarda, avrei preferito Naruto con Sakura, cioè ti dico, per me avrebbe avuto più senso. No, invece no, ecco, questo è anche colpa della caratterizzazione di Sakura. Perché Sasuke l'ha sempre trattata da merda. Naruto Garou, si è fatto, sì, in quattro, sì, tipo per rimorchiarsi Sakura. Sì, ma lei non ha mai provato l'interesse per lui. Però cioè, non, ti fa capire che lei guarda solo all'aspetto fisico. Ma no, prendi una, sì, donna, trattala male. Teorema. Oh, ma questo ha cercato di ucciderla. Oh. No, no, sì, però lei è innamorata, oh, è innamorata da quando lei, stanno... Cioè, tu pensi che abbia un'evoluzione del personaggio? A certo, e dice, oh, ma cazzo, c'è uno che mi ama davvero, che fa di tutto e si sacrifica per me. L'altro me vuole ammazzare, però quello è troppo fico. Sì, è vero, è vero. No, dai, quello non è brutto. È vero. Vabbè, ma lei non gli piace proprio Naruto, non so che. No, vabbè, ma se non gli piace Naruto ci può stare, però dopo che ti provano a ammazzare, forse rivaluti le tue idee. Cioè, te dovrebbe passare la cotta. Ma no, ma vabbè. Una cotta adolescenziale, una certa te passa. Sì, sì, Sakura è una merda. Poi lui che ci sta, cioè Sasuke, cioè... Me lo volete far passare come un tizio intelligente. L'amore non funziona così, Livio. E poi si mette con Sakura. Cioè, eppure Naruto che si piega poi alla fine a Hinata, perché va bene. Però lo posso pure accettare, Naruto Hinata. Ma guarda, la storia d'amore migliore, Naruto storia d'amore me. Guarda, Shikamaru Temari. Sì, grande storia d'amore. Sì, è una la merda. Di Naruto non esiste. È una merda, però guarda, l'accetto di veramente più delle altre due per una storia d'amore. Naruto Sakura una cringiata. E sono d'accordo col trono. No, ma io sono d'accordo, ma non doveva andare con nessuno dei due. Cioè, penso ci stanno tante altre persone. No, ma sarebbe mondo. Stato bello se Sakura una certa andava da Naruto e gli diceva, oh, senti, ho capito che. Naruto gli fa, io no. se ne va con bello del piccolo Livio, bello la rivalsa del piccolo, no, bello. Sarebbe out of character, ma il no, personaggio di una cosa, no, ormai sto con Hinata, bello, invece no, si mettono insieme e lì sono tutti felici e contenti. Vaffanculo. Sì. Kiba si mette con Kiba. Va bene, con Shino. Allora, io sono curioso, quanti ci sono stati, pochi flop totali. Naruto 3-1 top, Sakura 0-4 flop, Jiraiya 4-0 top, Orochimaru 4-0 top, Shikamaru 4-0 top, Kakashi 4-0 top, 3-1 top Gai, Itachi 4-0 top, Gaara top 3-1, Tsunade 4-0 top, Kabuto top 4-0, Killer B 4-0 top, Nagato 1-3 flop, Zetsu 0-4 flop, Kisame 4-0 flop. No. Top. Top. Sì, scusa, top. Zabuza 0-4 flop. Obito. Zabuza top. Ho sbagliato. Zabuza top. E Obito. Obito 1-3 flop. E Sasuke 1-3 flop. 5 flop su 18. E,
questo secondo me ci porta a una discussione che faremo magari un'altra volta. Però Naruto a livello di caratterizzazione dei personaggi sono 5 flop, di cui 3 l'abbiamo decisi noi, perché la chat ha messo top. Sì, sì, sì. La chat ha messo flop 2 volte. Sì, sì, ma la chat ha messo flop a Sakura. Naruto a caratterizzazione, secondo me, Sakura e Zetsu. Tanta roba. 2 flop su 18 la chat. Secondo me Naruto è ingiustamente accusato solo per il finale. No, vabbè, ma è la trama, è la trama. Anzi, è una merda, io vi dico, i problemi di Naruto sono 2. Il finale. Zetsu. No, 2 personaggi. Zetsu e Obito. No, vabbè, aspetta, Kaguya. Sì. Boh, pure Nagato. Zetsu, perché c'è Zetsu. Ah, dici se non c'è. No, se non c'è Zetsu. Se tu levi Zetsu e Obito. Beh, la trovo. A parte grazie. Oh, a stronzo. A parte la cosetta di Nagato. Secondo me sarebbe stato un top manga. Secondo me. Va bene, grazie Filippo. Allora, ragazzuoli, ci vediamo stasera per One Piece. C'è One Piece, c'è One Punch e vi mando in vi dico. Ma sarebbe stato incompleto cosa? Cioè, fai che battono la Katsuki e va bene così, non serve per forza il nemico dell'universo. No, più soprattutto non serve che mi spieghi la genesi del chakra, cioè sti cazzi dei ninja, cioè va bene così, esistono i ninja. Capitolo da 10, questo è piaciuto. Ripeto, vediamo. Ma io stasera, vabbè, vi io faccio anche vi faccio lo spoiler sulla mia teoria degli astri, che, su cui ho fatto un TikTok. E ci sarà, c'è un ragazzo che vuole dirci anche la sua teoria, quindi se abbiamo tempo apriamo il Discord e verrà lui, ma poi anche se volete stanno i capitoli poi di One Punch, c'è un sacco, esatto, di roba stasera. Ciao ragazzi. Bella, raga. Ciao. A dopo. Bye bye. Non fumate. A dopo. Non fumate.